Buonasera. Buonasera, benvenuti a Bari, benvenuti a questo convegno. Scusate l'attesa, abbiamo aspettato che arrivassimo quasi tutti. Abbiamo rispettato senz'altro i numeri legati all'emergenza sanitaria, quindi non abbiamo potuto occupare tutta l'aula, ma comunque ce l'abbiamo fatta ad essere qui in presenza. Saluto i colleghi che arrivano da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero. Abbiamo dei colleghi da Lussemburgo, dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo. Benvenuti a tutti a Bari. Passo immediatamente la parola per i saluti introduttivi al rettore magnifico dell'Università di Bari. Grazie per averci ospitato in questa splendida sala storica, l'Aula Magna Cossu. E grazie per averci anche consentito quindi di essere qui in presenza oggi. Prego. È bellissimo, molto interessante, il rettore magnifico, perché tu ci senti già glorioso, quindi ringrazio moltissimo anche di questo magnifico che non fa mai male, diciamo, con una pacca sulla spalla che ci diamo. Io sono particolarmente contento di ospitare chiunque voglia discutere dei temi che oggi sono all'ordine del giorno, quindi prescindendo da dove vengono, con tutte le quarantene possibili e i vaccini possibili. Io credo che l'università, con questo gesto di aggregazione, soprattutto in un'aula che ha un valore simbolico, tranne le sedie è tutto molto bello, quindi le sedie non sono comode, però diciamo, ha un valore simbolico, deve recuperare questa dimensione di luogo di discussione per tracciare le vie del prossimo futuro, anzi, aggiungo, non le vie del prossimo futuro, le vie che sono del nuovo millennio, perché in tutto questo gioco che stiamo facendo con questo appunto gioco consonantico PNRR o Next Generation EU, in tutto questo io credo che forse l'elemento caratterizzante anche degli aspetti giuridici ma non solo economici sia che finalmente l'Italia, questo paese, si è accorto di essere un nuovo millennio. Cioè non è bastata la crisi del 2008, c'è voluta la pandemia che ci è arrivata addosso e ci ha trovati impreparati, ma soprattutto ci ha trovati impreparati a inserire le nuove categorie interpretative della realtà. Per cui uno dei guasti peggiori che dobbiamo evitare è di affrontare questo periodo di ripresa su questi temi ed altri della giustizia, per esempio, utilizzando paradigmi e criteri e visioni novecentesche. Faccio un esempio e vi lascio poi la discussione seria, perché io, per quanto magnifico, sempre un umanista, un po' un umanista solo, diciamo, uno dei temi che mi ha fatto più paura è che a livelli anche decisionali questa idea di ci sono i soldi e dobbiamo cogliere l'opportunità sia utilizzata con parallelismi che sono equivalenti al piano Marshall o addirittura alla cassa del mezzogiorno, a interventi che storicamente appartengono ad altre fasi. Io ricordo che questo PNRR è un progetto fatto, su obiettivi, e che non, se non si raggiungono questi obiettivi non si avranno le risorse. Uno degli obiettivi della riforma della giustizia è appunto uno di questi. E sono molto preoccupato per quanto riguarda proprio gli aspetti della giustizia quando penso all'ufficio del processo, che è uno degli elementi di novità enorme su cui c'è un grande impegno di, ovviamente, consolidamento di un percorso formativo e procedure diverse della pubblica amministrazione che dovranno non togliere responsabilità ai giudici ma favorire lo sviluppo e la velocità dei processi. E quando vedo questo iter disegnato è già scritto che da un punto di vista finanziario è bloccato a 3 anni. Se non si trovano provvedimenti dentro il bilancio dello Stato di consolidare queste esperienze una volta valutata positivamente, io penso che sarà 3 anni di, come dire, inciampo, perché avremo percorso un itinerario in cui avremo formato molto precariato.
Detto questo, la mia felicità è per doppia ragione. Prima, perché avete scelto l'università per ragionare, e la ringrazio e vi ringrazio. Secondo, perché è venerdì pomeriggio e quindi io dopo questo saluto andrò a un altro saluto e poi mi disperderò per il weekend, dove non mi chiamano magnifico, ma si viva la grande lo stesso. Buon pomeriggio a tutti. Va bene, grazie. Benissimo, sì. In effetti l'argomento che ho scelto per questo convegno è di grande attualità, e va bene, io però voglio immediatamente dare la parola al Presidente dell'Unione degli Avvocati Europei e poi dopo ai relatori, perché c'è tanto su cui discutere. Grazie al Presidente dell'Unione degli Avvocati Europei per aver scelto Bari come sede dell'Assemblea Generale del 2021, dopo due anni in cui abbiamo lavorato soltanto online. Bari è la prima sede in cui ci possiamo ritrovare, quindi grazie Pedro, ti passo la parola, è l'avvocato Pedro Melo da Lisbona, prego. E poi... grazie Pedro. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere stare qui con voi. Voglio parlare in inglese, because my Italian is very very limited, unfortunately, but also because I'm the current president of UIE, the European Union's Lawyers, the European Lawyers Union, and our official languages are English and French, and so that's why our events are usually in each of these languages. Although sometimes we also have speakers in the language of the country where the event is located. And so it gives me great pleasure to be here in Bari. It's my first time. It's for a number of reasons. First, because it's the first in live event of the UIE, as many other legal associations, after almost 2 years of this COVID situation, which forced all of us to go to the internet and to the virtual events and virtual conferences. And of course, electronic means of communication are very well and very useful, but they do not replace personal contact and personal and in-person events. So I'm very happy that our association was able to be here and to meet in person today. For the first time in many months. I'm also very happy to have beside me Rosana Marzocca, our colleague on the board. I'm very grateful to her because she worked tirelessly for this Congress for many months, for this General Assembly and Conference for many months. This is going to be a great conference, and I'm very grateful to her. Just a few words on our association. So we are for those persons who are not that familiar with the UIE. We're an association of lawyers across Europe, based in Luxembourg, but with commissions and delegations across Europe. One of the country with the most represented in the association is Italy. We have more than 20 regional delegations and commissions, very, very active in Italy, and very, very grateful to them. Our statutory purpose is to promote the study of European Union law and the law of the European Convention of Human Rights, as well as to promote the professional practice of law by lawyers in Europe. And so this brings me to the topic of today's conference, which is very, very, very actual and topical. It's going to be the future, but as many times for the future events, it brings a lot of uncertainty and challenges.
artificial intelligence today in our work plays already a large part. I'm a competition lawyer, and we use on a daily basis already software based on artificial intelligence to analyze big serious of data. The software that are also used by competition authorities and also by courts reviewing decisions of competition authorities. And this is a good example of artificial intelligence that is a useful tool to improve our work. But of course, if we start thinking about the future uses of artificial intelligence for other areas of law, especially if we start thinking about artificial intelligence to somewhat replace the judgment of authorities and judges, those kinds of future uses bring a lot of challenges. So it's I'm very much looking forward to hear about this and the various specialists that are going to speak today in the panels that we're going to have. And so I won't keep you any longer from them. I thank you again for being here. I thank Rosanna for this wonderful venue and for the conference. And I give the floor to the speakers. Okay. Thank you. Thank you. Lecce e l'avvocato Bruno Tettini da Bolzano. L'avvocata Zecca è la direttrice dell'Osservatorio Permanente di Cultura Giuridica Europea dell'Associazione Avvocati per i Diritti Umani. L'avvocato Bruno Tettini è presidente onorario dell'Unione degli Avvocati Europei e anche coordinatore delle commissioni e delegazioni della stessa associazione. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, sono particolarmente lieto di poter fare il moderatore di questo importante convegno e iniziamo subito con la presentazione del primo relatore di assoluto prestigio. Infatti con grande piacere ed onore che presento come primo relatore il presidente Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Corte di Cassazione e già presidente della Corte d'Appello di Milano e prima ancora della Corte d'Appello di L'Aquila, per tanti anni poi consigliere in Cassazione. È unanimemente conosciuto come uno dei maggiori giuristi italiani e da magistrato era conosciuto per la chiarezza e l'equilibrio delle sue decisioni e per l'aperto e leale confronto con la classe forense. Docente universitario, sempre partecipato a convegni scientifici sugli argomenti di volta in volta particolarmente attuali. E non si è mai sottratto all'attività scientifica e così ha fatto con noi, con l'Unione Avvocati e l'Unione des Avocats Européens, partecipando a vari convegni. E permettetemi un ricordo personale, è stato proprio il sottoscritto nel 2013, quando ero presidente dell'Unione, a conferirgli la medaglia presso la Corte d'Appello di Milano, prima, proprio qualche minuto prima, dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Anche questa volta il tema è assolutamente di estrema attualità e non poteva essere lui a non aprire questo nostro convegno. Giustizia predittiva e processo penale. Prego, Presidente. Grazie per l'invito e sono davvero onorato di prendere la parola in questo convegno con veramente posso definirli gli amici dal tempo dell'Unione degli Avvocati Europei. Degli avvocati di Bari che ospita questo convegno così prestigioso e assolutamente di attualità. L'altro ieri ho partecipato ho introdotto una tavola rotonda all'Università di Perugia sul tema della prova scientifica nel processo penale, qualche giorno fa sul tema del rapporto di causalità nel processo penale
per la Scuola Superiore della Magistratura e oggi sono impegnato in un convegno che, come dirò subito appresso, sembra lontano, invece molto vicino ai temi che voi tratterete e che io mi limiterò a introdurre, e cioè la riforma Cartabia del processo penale. Perché? Perché quando noi parliamo di intelligenza artificiale occorre precisare esattamente il perimetro definitorio e l'ambiente in cui posizioniamo questa particolare, speciale tecnica probatoria digitale che entra nel processo e che entra nell'ambiente della giustizia. E quindi è l'ambiente della giustizia che non può non condizionare anche la regolamentazione di questa, tra virgolette, prova scientifica assolutamente nuova. La caratteristica dell'intelligenza artificiale nel settore della giurisdizione è data dalla capacità di rielaborare una quantità immensa di dati, di informazioni di tipo giudiziario, di tipo giurisprudenziale, per identificare la migliore soluzione decisoria. Quindi, cosa si chiede alla macchina, alla cosiddetta macchina Sapiens? Si chiede di simulare il processo cognitivo e decisorio dell'uomo, dell'uomo giudice, e di sostituirlo con dei calcoli algoritmici, quindi di tipo matematico o statistico, con una forte valenza probabilistica, che o predisce, oppure giustizia predittiva, oppure è in grado di offrire immediatamente la soluzione. Questo è quello che si chiama il modello FORT dell'intelligenza artificiale, in cui il processo decisionale è dettato da automatismi e in cui gli attori tradizionali della giurisdizione possono essere sostituiti. Perché vi dicevo prima che il collegamento con le riforme, non solo la riforma del processo penale, ma le riforme anche del processo civile, anzi riforme in cantiere, riforma Cartabia, vi ha un nesso tra questi due. Perché quelle riforme nascono dal vivo di una profonda crisi di credibilità, di efficacia, di autorevolezza della giustizia. E quindi più è ampia questo tipo di crisi e le ragioni di questa crisi, più ha un carattere espansivo la forza di penetrazione di una procedura automatizzata che è in grado di offrire, almeno sulla carta, offrire soluzioni neutre, soluzioni tecnologiche, soluzioni scientifiche, soluzioni deresponsabilizzanti, soluzioni uniformi per tutti e soprattutto soluzioni a basso costo e di pronta e immediata utilizzabilità. E quindi il contrasto con quello che noi chiamiamo il giusto processo, l'etica del giudizio, la cultura della giurisdizione è ipso e quindi va disciplinato. Faccio riferimento in particolare ai principi che regolano e disciplinano il giusto processo non solo nell'ordinamento italiano ma nell'ordinamento europeo, e cioè il giusto processo di matrice convenzionale, convenzione europea di diritti dell'uomo e della nostra matrice costituzionale, articolo 111 Costituzione, come modificato nel 1999. Il nostro processo penale, infatti, è un processo che tende alla decisione giusta, non solo alla decisione esatta, ma quella giusta, e che preclude di decidere senza giudicare, cioè si decide all'esito di un percorso di acquisizione della prova, contraddittorio per la prova, contraddittorio sulla prova, di ragionamento sulla prova e anche di esposizione della giustificazione razionale della decisione, quindi si muove tra legge e motivazione, si muove all'interno di percorsi che devono condurre alla conoscenza dei fatti e all'accertamento della verità. Di fronte a questo, noi abbiamo, a partire, tutti lo ricorderanno questo caso, quindi mi fermerò solo per citarlo, solo un attimo. Abbiamo l'esperienza statunitense. Ci ha colpito molto nel 2016 il caso Loomis, la Corte Suprema di Wisconsin, che dà libero accesso al processo penale a un sistema digitale di tipo appunto legato all'intelligenza artificiale e quindi un calcolo algoritmico che
era in grado di pronosticare il rischio di recidivanza dell'imputato o del condannato per la concessione della una libertà provvisoria, una libertà su cauzione, addirittura sul rischio di recidivanza ai fini della sentenza, cioè della pena, dell'entità della pena da applicare, la misura di sicurezza da applicare. Il giudizio, cioè probabilistico, era affidato al calcolo algoritmico di un particolare software, che si chiama Compass, che sulla base di metadata, di big data che erano all'interno di questo meccanismo, rielaborava tutti questi dati all'esito anche di test personali posti all'imputato o al condannato e quindi dava un risultato in termini di probabilità di rischio di recidivanza, una sorta di vera e propria giustizia predittiva limitatamente, in quel caso, al tema del rischio di recidivanza. Gli studiosi più attenti e anche gli analisti nordamericani hanno poi verificato che quel database recava in sé, a sua volta, degli errori cognitivi. Cioè il giudice va incontro a distorsioni cognitive, va incontro senz'altro a quelle che si chiamano le scorciatoie cognitive e a errori cognitivi. E però anche la macchina aveva dato luogo addirittura a pregiudizi cognitivi, pregiudizi discriminatori di tipo razziale. Il che significa che il governo del database, dei big data immessi, e il funzionamento poi concreto, l'analisi, l'elaborazione di questi dati non può condurre sempre a quella giustizia giusta che deve andare insieme a quella esatta. Senza cioè voler negare l'importanza che il giudice possa beneficiare insieme a tante altre cose, anche dell'apporto delle informazioni così ricche, così importanti, che possono provenire l'utilizzo di algoritmi, quindi di calcoli statistico-matematici che danno quozienti di quote di probabilità in ordine a certi eventi, ci si è resi conto, almeno per quanto riguarda l'ambiente europeo di giustizia, si è resi conto che si poteva accedere a una nozione di intelligenza artificiale debole e non anche a quella forte. Cosa significa intelligenza artificiale debole? L'intelligenza artificiale debole è il frutto della reazione della comunità internazionale all'utilizzo senza limiti dell'intelligenza artificiale, cioè della macchina Sapiens. E l'idea di fondo proprio del nostro discorso razionale sulla giustizia, caratteristiche dell'Europa continentale, della necessità che si compino insieme la tecnologia computazionale insieme con l'opera dell'uomo, perché il controllo e la responsabilità di quel risultato, sia pure algoritmico, non può sfuggire alla vigilanza dell'uomo. Di qui la necessità di porre in evidenza le nuove linee guida per disciplinare l'intelligenza artificiale di tipo debole, non di tipo forte, che vedono quindi insieme la sinergia tra il sapere computazionale e il ragionamento probatorio che è affidato agli uomini nel processo, in particolare quello penale, nel contraddittorio tra le parti, nella valutazione razionalistica del giudice. Insomma, una sorta di dialogo e di complementarità tra questi elementi, uomo-macchina, che ha bisogno però di regole. Di qui il primo approccio sono state le linee guida disegnate dalla carta etica, come vedete la parola etica è importantissima quando trattiamo di questi argomenti, perché tutti si rendono conto che giusto processo significa tutela dei diritti fondamentali, dei diritti della persona umana nel processo, la carta etica sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, nell'ambiente giudiziario, del 3 dicembre 2018, elaborato dalla Commissione europea per l'efficienza dei sistemi di giustizia. Si vede in queste linee guida la necessità di un processo di integrazione tra le misurazioni ricche, imponenti, di tipo statistico, quantitativo,
e probabilistico offerte dall'intelligenza artificiale con quello che è il tradizionale percorso cognitivo e decisore di un giudice, per rispettare i valori più alti dell'ordinamento, rispettare la presunzione di innocenza, l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge, la necessità che ci sia un contraddittorio pieno e quindi la comprensibilità di quello che avviene all'interno del processo, e alla fine di un ragionamento del giudice sulla valenza di quella prova insieme a tutte le altre prove. Il criterio fondamentale, se posso riassumerlo in due parole, che si ritrova in tutti questi documenti, attenzione, è quello della non esclusività del dato produttivo, perché la sostituzione al giudice, al processo cognitivo e decisorio del giudice, il dato algoritmico, non è accettato dal nostro sistema di giustizia proprio dell'Europa continentale. Quindi, insieme necessità di corroboration, cioè di pluralità di dati probatori e esclusività, di autonomia e responsabilità del decisore. Devo dire che l'appello europeo della Carta Etica non è rimasto senza seguito, perché il 21 aprile di quest'anno, 2021, la Commissione europea ha elaborato un draft, una proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, diretta ad armonizzare i principi propri dell'Unione europea, tema diritti dell'uomo, diritti fondamentali, con quelli che sono le caratteristiche della giustizia da intelligenza artificiale, cioè questo tipo di giustizia prevalentemente predittiva, intelligenza artificiale debole. Per ora la proposta è ancora all'esame del Parlamento, del Consiglio europeo, ma credo che in breve tempo sarà emanato un vero e proprio regolamento. Un regolamento che è importantissimo, perché da un lato evidenzierà la netta differenza del le ipotesi di ricorso a intelligenze artificiali ad alto rischio per i diritti fondamentali, quelli a medio rischio, e in ciascun paese si realizzi una sorta di istituto, una sorta di autority per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale nei processi, nei giudizi. Questo appello, oggi sappiamo che è un vero e proprio draft di regolamento europeo che arriverà a breve scadenza, ha trovato riscontro anche al di fuori dell'Europa. Ecco, è del mese di settembre, credo di metà settembre 2021, l'appello di Michelle Bachelet, la Presidente della Commissione delle Nazioni Unite, l'Alta Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'appello a prendere sul serio i rischi per i diritti umani e per i diritti fondamentali delle persone dall'utilizzo indiscriminato dell'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ambito delle decisioni che si adottano nei processi, richiamando ancora una volta l'attenzione sulla differenza tra intelligenza artificiale, intelligenza forte, intelligenza artificiale debole, la necessità di regolamentazioni puntuali e di controllo da parte delle entità statali, istituti statali, sull'uso dell'intelligenza artificiale, che non può portare in nessun caso né a intrusioni nella vita privata illegittime, né a disparità di trattamento tra cittadini, a discriminazione di qualsiasi genere, e che deve essere comprensibile e gestibile all'interno del processo. Mi avvio alla conclusione del mio intervento. Perché vi dicevo il collegamento anche col processo penale, in particolare le riforme cartacee? Perché è chiaro che occorre, tra l'altro, studiare molto più in profondità di quanto è stato fatto finora le modalità, le regole, le tecniche di intrusione all'interno del processo di questa che poi alla fine diventa una digital evidence, una prova digitale, una prova informatica, una prova scientifica. Il suo ingresso non è neutro. Come qualsiasi prova scientifica, anche quella del più alto tasso di non è mai neutro nel processo, perché quel prima di tutti gli altri dati differenziali informativi del processo, e devono essere soggetti a che cosa?
al controllo dell'uomo, che non è solo il controllo del giudice, è il controllo delle parti del processo, a quello che noi sappiamo che è un metodo umanistico scelto dalla nostra Costituzione, cioè il metodo dialettico, il metodo del confronto, il metodo del contraddittorio per la prova e sulla prova, e quindi il prossimo compito del legislatore sarà quello di individuare forme di controllo della legalità, dell'accesso al processo e della qualità dell'accesso al processo, della tipologia di prova dell'intelligenza artificiale che si intende introdurre. E con quali modalità i difensori possono portare prove contrarie, con quali modalità il giudice può controllare il database, può controllare il codice sorgente, può controllare lo sviluppo dell'elaborazione dei dati, può avere cioè il dominio conclusivo, finalistico dell'azione che deve condurre poi all'affermazione di conferma o falsificazione dell'ipotesi accusatoria. Ci aiuteranno senz'altro i criteri che conosciamo, il test Doppler, i criteri della sentenza Doppler della Corte Suprema nordamericana del 1993, ripeto, sono tutti, e che riguardano la prova scientifica. E come rielaborati dalla giurisprudenza italiana, la sentenza del 2010 Cozzini, la quarta penale, la Corte di Cassazione che rielabora il test Doppler. Quindi non siamo sprovvisti di criteri idonei a validare l'ingresso della prova scientifica nel processo penale. Ma certo è che questo tipo di prova è un tipo di prova che richiede, e passiamo al momento conclusivo, richiede non solo regole chiare per la sua ammissibilità fin dal momento dell'ammissibilità. Non può immaginarsi un 190 codice di procedura penale che ammette la prova purché sia rilevante, non sia superflua. Occorre qualcosa in più, come avviene negli altri paesi, cioè occorre una concreta idoneità dimostrativa di quella prova secondo regole validate dalla comunità scientifica internazionale, secondo i test di cui abbiamo parlato, il test Doppler e il test Cozzini. Tutto questo nel contraddittorio fra le parti, con un provvedimento che esplicita l'ambito in cui questa prova andrà a dislocarsi. Ma perché il riferimento, concludo veramente, alla legge Cartabia? È che se il diritto che abbiamo conosciuto finora, il diritto penale, processuale penale, è incentrato sulla persona umana, se il metodo dialettico è affidato al giudizio di minore, se è precluso decidere senza prima giudicare, cioè senza prima confrontarsi sulle ragioni a fondamento della decisione, ma ancora prima di quelle che sono le ragioni delle parti nel processo, quindi in fondo dialettico, eppure escluso il modello forte di intelligenza artificiale, noi abbiamo bisogno di migliorare le regole processuali di accesso nel processo a questo tipo di conoscenza, ma come vedete, di innalzare enormemente il livello di efficacia e di qualità del sistema processuale. E cioè, quanto più sarà irragionevole la durata del processo, quanto più saranno alte le disparità di trattamento tra i cittadini per la imprevedibilità e incertezza delle decisioni, quanto più sarà costoso, oltre che costoso, il ricorso alla giustizia, quanto più sarà delegittimata l'opera dei protagonisti della giustizia, avvocati e magistrati, con la decadenza poi della qualità dello Stato di diritto di un paese, del valore di un paese, più sarà certamente appetibile il ricorso a tecniche sì sofisticate, sì largamente incomprensibili, sì di tipo puramente tecnologico, con quale può essere un calcolo matematico-statistico attraverso algoritmi, e che però sarà in grado di dare una risposta immediata, efficace, in tempi rapidissimi, tra l'altro deresponsabilizzata. Voi pensate al caso Lumis portato in Italia, cioè il giudizio probabilistico sulla misura cautelare, una misura di prevenzione, una misura di sicurezza in cui il giudice si deresponsabilizza e si affida il risultato in tempi brevissimi senza la fatica del ragionare e del decidere alla macchina Sapiens. La deresponsabilizzazione comporta anche però sclerotizzazione del pensiero, oltre che potenziale ingiustizia discriminatoria delle decisioni. E allora riforme perché?
perché occorre innalzare il livello di efficacia, di qualità, di prevedibilità, di legittimazione e di autorevolezza della giustizia. Solo in questo caso, e quindi attraverso un processo riformatore forte, noi possiamo aspirare a un decisore di qualità. Ma per fare questo occorre quell'ultimo anello, e concludo con questo appello, che convegni come quello di oggi si moltiplichino, perché tutto questo non può camminare sulla base solo di una norma, di un rito, né di uno studio anche attento a livello questo genere, elevando notevolmente la professionalità dei giuristi, la professionalità di tutti i protagonisti, gli avvocati, i pubblici ministeri, i giudici, consapevoli che il mestiere di questi protagonisti oggi è molto più delicato, più difficile di una volta, per una ragione molto semplice, e cioè la modernità e la postmodernità ci hanno squadernato davanti agli occhi la complessità del reale e insieme alla complessità del reale la complessità dei processi decisionali. Governare questa complessità è la vera sfida del futuro per i protagonisti della giurisdizione. Vi ringrazio molto per l'attenzione, vi chiedo scusa se dovrò allontanarmi perché devo partecipare a una tavola rotonda sulla riforma cartabia del processo penale. Vi auguro buon lavoro e ancora vi ringrazio per questa occasione di incontro. Ringraziamo il Presidente Canzio per l'autorevole intervento che credo ha subito lanciato argomenti che saranno ripresi anche nelle relazioni successive, perché è di grande importanza. In particolare, vedete, quando il Presidente Canzio ha parlato di decisione giusta, che è quello poi l'obiettivo finale, non più veloce, l'obiettivo finale di ogni magistrato. E poi anche questo fatto della citazione della causa Loomis, dove la Corte Suprema del Wisconsin ha considerato un algoritmo che dovesse verificare la recidiva di un reato, è stato tenuto in considerazione e si è ritenuto che questo non violasse le regole sul giusto processo. E indubbiamente questi aspetti sono aspetti importanti e credo che poi verrà anche nel corso di questo dibattito evidenziato la differenza che si ha tra i paesi di civil law e i paesi di common law. Ecco, adesso cedo la parola per l'introduzione del secondo relatore, alla moderatrice Maria Grazia Zecca, direttrice dell'Osservatorio Permanente di Cultura Giuridica Europea. Grazie Bruno, buon pomeriggio a tutti. Grazie ai colleghi presenti, come già ha detto Rosanna, provenienti da diverse parti d'Europa. Io ringrazio personalmente la collega Rosanna Marzocca per l'invito e l'onore ad presentare questo importante congresso forense europeo. Il presidente Canzio ha parlato di una giustizia giusta, quindi anche certa. Una giustizia che possa essere intesa calcolabile, equilibrata? Possiamo pensare di condividere una giustizia predittiva a questo punto all'interno di un ordinamento giuridico come risposta alla certezza del diritto, che poi è quello a cui noi operatori e professionisti impegnati auspichiamo. Quindi prevedibilità dell'esito giudiziale, di una decisione perfetta. Ma quando parliamo di giustizia predittiva, vogliamo solo fare riferimento all'aspetto giurisdizionale o anche a quello legislativo? A questo punto io chiamerei qui il professore avvocato Luigi Viola, direttore scientifico della Scuola di Diritto Avanzato e della rivista La Nuova Procedura Civile, docente universitario di giurimetria, autore di numerosi contributi, ricordo giustizia predittiva e interpretazione della legge secondo modelli matematici, quindi mi viene da pensare a modelli perfetti, a modelli dove la sintesi è importante. Un libro, peraltro, ho fatto una ricerca, tradotto in diverse lingue, tedesco, inglese, spagnolo e per ultimo anche cinese.
A questo punto diamo la parola al collega Luigi Viola e grazie ancora a tutti per la presenza. Buonasera a tutti, grazie davvero dell'invito, un sentito ringraziamento alla Presidente Rosanna Marzocca per avermi coraggiosamente voluto insieme a relatori così prestigiosi e grazie anche alla bravissima collega Maria Grazia Zecca che tra l'altro ha fatto una presentazione, come dire, di eccellenza e come spesso accade in questi casi, tanto più è alto il livello della presentazione, tanto più si corre il rischio di tradire l'aspettativa e per questo la ringrazio sinceramente. Benvenuti a tutti i relatori, benvenuti a Bari, welcome in Bari. Dunque, la mia relazione cercherà di affrontare alcuni aspetti definitori della cosiddetta intelligenza artificiale e della giustizia predittiva, in parte già anticipati dal Presidente Canzio, che giustamente prima ha richiamato anche il concetto di giustizia giusta. Mi sono sempre chiesto cosa sia. È facile leggere nel 111 giusto processo, è anche altrettanto facile leggere contraddittorio. Forse la giustizia è dare a ciascuno secondo il suo, che vuol dire calcolare esattamente quanto ciascuno ha diritto ad avere. Ed ecco che in qualche misura la giurimetria, o se volete l'applicazione dei modelli matematici nel diritto, dà già la sua, come dire, prima evidenza scientifica. L'intelligenza artificiale è una branca, potremmo dire, dell'informatica che si occupa tramite sistemi di hardware e software dotati di capacità tipiche dell'essere umano. Quindi in qualche modo cerca di simulare il ragionamento umano. Le capacità tipiche dell'essere umano riguardano in particolar modo il linguaggio naturale, riguardano per la verità anche il processo alle immagini, per così dire, cioè cercano di comprendere qualcosa guardando, ma quello che a noi interessa è soprattutto il linguaggio naturale, cioè l'essere umano comunica con un linguaggio naturale che poi può essere tradotto in concetti scientifici. Tant'è vero che nell'ambito di un processo può anche essere raccontato un fatto in senso naturalistico per poi essere in qualche modo qualificato giuridicamente e incasellato all'interno di norme. Ciò a conferma del fatto che vi è un linguaggio naturale tra esseri umani. E questo non è semplicissimo da spiegare ad una macchina. Tanto è vero che la macchina utilizza quella che viene chiamata matematica vettoriale per tradurre il linguaggio naturale in qualcosa di più preciso, cioè come funziona. Si dà un input alla macchina, si dice qualcosa, la macchina traduce quella frase, quel concetto in un puntino inserito all'interno di un sistema di assi. E a seconda della vicinanza a puntini precedentemente inseriti può dare una risposta. L'intelligenza artificiale tradizionalmente non è programmazione. La programmazione è quella che si faceva, per così dire, una volta. Si dava l'ordine a una macchina. Si diceva, macchina, fai questo. Diversamente, l'intelligenza artificiale si basa sull'apprendimento. Come funziona l'apprendimento? Funziona tramite un dataset. Si danno tanti e tanti casi in pasto alla macchina e la macchina apprende, fino a poter decidere
successivamente in base a casi similari. Quindi fa essenzialmente un ragionamento di analogia, similitudine. Esattamente come dicevamo prima con la matematica vettoriale. Cioè viene dato un nuovo concetto, la macchina lo traduce in un puntino e cerca di inserirlo all'interno del sistema di assi cartesiani nel punto più vicino ad un caso già precedentemente inserito. Qui lo diceva benissimo anche il presidente Canzio prima, esistono sostanzialmente due grandi tipi di intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale definita debole e un'altra intelligenza artificiale definita forte. L'intelligenza artificiale definita debole cerca di porre in essere decisioni simili a quelle che avrebbe posto in essere un essere umano. Ma si tratta di micro decisioni basate sul dataset che precedentemente ha appreso. Diversamente, l'intelligenza artificiale forte può arrivare addirittura a sostituire l'intelligenza umana prendendo decisioni autonome e, secondo alcuni studiosi, potrebbe addirittura superare l'intelligenza umana. Quello di cui noi ci occupiamo attualmente, soprattutto nell'ambito giudiziario, è l'intelligenza cosiddetta debole, poiché quella forte è considerata rischiosa se applicata all'interno dell'area. La Commissione europea ha indicato per intelligenza artificiale una famiglia, per così dire, di tante tecnologie che possono portare vantaggi economici e benessere. Questi sono i principi che sono stati proposti con la cosiddetta carta etica, e ne faceva menzione anche il presidente Canzio prima, sono sostanzialmente cinque, che rappresentano un po' la perimetrazione all'interno della quale ciascuna normativa successiva dovrà muoversi, e direi anche prassi. Al primo posto c'è il rispetto dei diritti fondamentali. Pensiamo alle libertà personali, pensiamo alla riservatezza, che certamente è un tema delicatissimo all'interno dell'intelligenza artificiale, perché bisogna capire se il trattamento dei dati inseriti è compatibile con la normativa europea del GDPR sul trattamento dei dati riservati, cosa che non è per nulla semplice. Non discriminazione, e il caso Loomis ne è stata la prova, cioè bisogna in qualche modo realizzare un'intelligenza artificiale che non discrimini il soggetto imputato o che viene in qualche modo valutato, sia per un principio a carattere generale, ma direi anche per l'articolo 3 della nostra bellissima carta fondamentale. Ancora, qualità e sicurezza nel processo sui dati. Bisogna inserire dati che siano qualitativamente alti, per l'ovvia ragione che se vengono inseriti dati qualitativamente bassi, il risultato sarà addirittura pericoloso. E qui c'è un problema enorme. Come si fanno a scegliere i dati qualitativamente alti? Chi li sceglie? Se viene inserito un dato errato o manipolato, l'esito può essere totalmente difforme dalla realtà. Ammettiamo un'analisi predittiva sul caso A, in cui l'avvocato o il giudice vuole in qualche modo sapere come andrebbe a finire quella causa. Se sono stati inseriti 99 dati su 100 errati, il risultato sarà, per esempio, che nel 99% dei casi quel processo arriverà a negare la tutela del soggetto A. Magari la realtà è l'opposto, per cui bisogna stare attenti a come vengono inseriti questi dati. Trasparenza, imparzialità ed equità. Trasparenza è, secondo me, la cosa più importante, in questo caso lo dico da avvocato, perché se solo se i dati sono totalmente trasparenti,
allora non viene violato il diritto alla difesa ex articolo 24, perché l'avvocato potrà scrutinare tutti i passaggi e eventualmente cogliere un vizio e impugnarlo. Può anche andare bene una sorta di giustizia automatizzata, come addirittura qualcuno sostiene. Ma attenzione, purché sia scrutinabile, verificabile passaggio dopo passaggio, come avvocato ho il diritto di esercitare appieno il mio diritto inviolato della difesa, e non lo posso esercitare se non ho pieno accesso a tutti i passaggi che l'intelligenza artificiale ha posto in essere. Se c'è un vizio, devo avere la possibilità di evidenziarlo di fronte a un giudice umano. Altrimenti viene violato il diritto alla difesa, ed è una cosa abbastanza pericolosa. Qui va anche detto che alcuni paesi si sono spinti oltre. L'Estonia, per esempio, per giudizi di modico valore, utilizza la cosiddetta giustizia robotica, cioè ha immaginato un giudice, anzi ha realizzato un giudice robot che per cause bagatellari, inseriti i dati, produce la sentenza. Per fortuna quella sentenza è impugnabile. Quindi danni, per così dire, di basso livello, almeno così vengono qualificati. E personalmente sono contrario a una situazione di questo tipo, penso lo sarà anche il presidente Ancona, per diverse ragioni. Prima di tutto perché c'è una regola immanente in tutti i processi, civile, penale, amministrativo, tributario, et simile, che è quella della simmetria tra giudicante e giudicato. Il giudicato deve avere la stessa natura financo biologica del soggetto giudicante, altrimenti il giudicante non potrà comprendere appieno le pulsioni anche umane che hanno determinato la scelta dell'imputato o comunque del giudicato di agire in un certo modo al posto di un altro. Devono avere la medesima natura, altrimenti la comprensione è impossibile. Non siamo freddi dati numerici, siamo esseri viventi. Quindi credo che sia legittimo attendersi un giudice che abbia la stessa natura, sia un essere umano come me. Se sbaglio, credo di avere il diritto di essere giudicato da un soggetto che mi può comprendere fino a pieno. E probabilmente la macchina questo non lo può fare. E poi c'è un altro principio costituzionale, che è quello del giudice naturale precostituito per legge. E probabilmente il costituente immaginava un giudice umano e già mai robotico per questo. Imparzialità ed equità. Imparzialità, certo, deve essere capace di non agevolare uno in difetto di un altro, e equità, che sostanzialmente la giustizia del caso singolo. E anche qui ho un problema enorme, e penso, scusate la deformazione professionale, un po' da avvocato. Se un giudice decide solo guardando i casi precedenti, mafia nel sistema, prevalentemente al sistema common law, la mia difesa viene vulnerata, perché quando prospetto una causa, una questione, pongo in essere elementi che non sono presenti in sentenze precedenti. Giustamente io cerco di introdurre argomenti nuovi, anche inediti, perché altrimenti rischio di perdere la causa. Se per esempio ho il rischio di perdere la causa al 99%, è chiaro che se in quel 99% sono stati affrontati gli argomenti ABC, io sosterrò D. E devo avere il diritto di innestare nei miei atti nuovi elementi, non ancora presi in considerazione dalla giurisprudenza precedente. È la singolarità del caso. Il giudice fa una sorta di lavoro su misura, sartoriale. Non mi piace tanto l'idea del giudice industriale, che fa tante sentenze a mo' di sentenzificio. Mi farebbe piacere più un livello sartoriale, credo che sia più conforme a quell'idea di giustizia giusta che tra l'altro richiamava il presidente. Infine, controllo da parte dell'utilizzatore, un po' quello che dicevamo anche prima. Certamente l'utilizzatore ha diritto a verificare tutti i passaggi logici prima posti in essere, per eventualmente impugnare e dimostrare l'erroneità di alcuni passaggi.
E arriviamo alla giustizia predittiva. La giustizia predittiva è ormai una branca del diritto che si occupa dello studio di formule, modelli, algoritmi capaci di prevedere l'esito di un processo. Non è magia, è una formula matematica. Esistono due grandi modelli. Uno induttivo, che viene prevalentemente utilizzato nei sistemi di common law, che si basa essenzialmente sulla casistica giudiziaria, e in base ai precedenti si decide, si costruisce un modello su come potrebbe finire una causa per similitudine rispetto appunto al passato. Sono modelli diffusi molto anche in Italia, visto che il nostro sistema, seppur formalmente di civil law, va anche oggettivamente detto che è sempre più orientato al common law. Infine ci sono modelli deduttivi, che sono puri del sistema di civil law, che seguono il modello aristotelico, premessa minore, premessa maggiore, conclusione, che sarebbe la sentenza. La premessa minore è il fatto, la premessa maggiore è la legge, la conclusione è chiaramente la sentenza. Siccome nel sistema di civil law si applica la legge, che è l'unica vincolante per tutti i cittadini, diversamente dalla sentenza, che ha vinta dei limiti ristretti del giudicato formale, sostanziale, eccetera, e allora sarebbe più corretto applicare la legge e non la giurisprudenza dei precedenti. Saluto anche il sottosegretario Sisto, che vedo che è appena arrivato, è stato colto in flagranza. E poi vediamo alcuni studi che sono stati fatti. Sono prevalentemente studi americani, extraeuropei, e vedete, uno studio ha dimostrato la prevedibilità di alcune sentenze nella misura del 79%, un'altra del 70%. Ma va anche detto che l'Italia non è da meno, perché sta sviluppando dei sistemi di giustizia predittiva, e abbiamo il presidente Ancona che è tra i pionieri sul tema, e tra l'altro in più occasioni ho apprezzato perché ha evidenziato la preferibilità non di giustizia predittiva ma di giustizia aumentata, cioè un sistema che permetta di decidere meglio, non necessariamente in modo anticipato e semplificato, ma credo che su questo poi si soffermerà il presidente. E poi c'è l'Estonia, alla quale mi ero riferito prima. E mi avvio alle conclusioni. Da tutto ciò emerge che più che immaginare un modello di giustizia predittiva in cui si preme un tasto e si ha un risultato che forse è pericoloso in punto di diritto di difesa, è più opportuno, forse anche più costituzionalmente orientato, immaginare modelli giurimetrici, cioè matematici, in cui è visibile ogni passaggio. Il bello della matematica è che se c'è una formula si può andare, che dà un risultato, si può andare indietro e vedere dove c'è l'errore. Penso che anche il processo dovrebbe essere una cosa simile. Dovrebbe essere sempre possibile vedere tutti i passaggi e eventualmente rintracciare un errore, e per questa via impugnare, visto che il bene interesse tutelato è preziosissimo perché riguarda la persona umana. Benvenuti nel futuro, dove mondo scientifico e mondo umanistico in qualche modo si abbracciano. Forse è arrivato il momento di lavorare tutti insieme, non umanisti e scienziati separati, ma in modo, per così dire, all'unisono, tutti insieme e, aggiungo, addirittura abbracciati. Grazie. Grazie al professore Luigi Viola. Beh, possiamo dire a questo punto che stiamo entrando nel vivo del convegno, perché iniziamo a parlare dell'importante tutela dei diritti fondamentali della persona. Non dobbiamo dimenticare, credo, noi come avvocate e avvocati,
un principio fondamentale, che la giustizia è al servizio delle persone. E una giustizia, per poter essere al servizio delle persone, deve essere accessibile a tutti, e per poter essere accessibile a tutti deve garantire quei principi fondamentali che il professore Viola e il presidente Canzio hanno già sottolineato: il giusto processo, la ragionevole durata del processo, all'interno del giusto processo il diritto di difesa, il principio del contraddittorio. E a questo punto, visto che è stata accennata anche la carta etica, chi può meglio del dottor Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte Europea dei Diritti Umani, già membro del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, non può che parlarci di intelligenza artificiale applicata alla giustizia, prospettive e problemi nell'ottica della tutela dei diritti umani. Prego, dottor Sabato. Grazie, avvocato, ringrazio lei, tutti gli organizzatori e i correlatori per aver voluto organizzare un evento che sicuramente è di grandissima rilevanza. Lo ha già detto prima di me il presidente Canzi, ho sentito con molto interesse anche l'interventore che mi ha preceduto, esperto della materia. Saluto le autorità forensi, accademiche e giudiziarie presenti. Ringrazio in particolare l'avvocato Marzocca, che ha tenuto i contatti con me in situazioni talvolta in difficoltà, e il mio collega Vitale, che mi ha, come dire, anche egli contattato. Vorrei provare a visionare con voi delle diapositive per mettere in contesto le parole che proverò velocemente a dire nei 15-20 minuti che mi sono concessi. Ovviamente non potrò dire molto, però avere ascoltato con grande le parole del presidente Canzio, che ha accennato al contesto europeo e precedente, che ha la carta E, mi favorì questo discorso. Vorrei cominciare semplice nel sta riunico con le questioni il Consiglio d'Europa con la Corte. Vediamo un attimo, riesco a capire come avanzare. Ecco, in Strasburgo ho interpretato due su queste due entità, il Consiglio d'Europa, che è appunto l'organizzazione internazionale che riunisce 47 stati, più ampia ovviamente dell'Unione Europea, che ne riunisce, come sapete, 27, e che è la più antica organizzazione d'Europa che si occupa appunto dei diritti fondamentali, ma anche di altri temi quali appunto la cultura, il governo soprattutto locale, le tematiche relative alla violenza, ai minori, alla cultura. Il tema dell'intelligenza artificiale è quindi attuale. Un'intera sezione del sito del Consiglio d'Europa è dedicato, come vedete, al nostro argomento.
Se dovessi affrontare l'elenco dei documenti disponibili nell'ambito dell'elaborazione del Consiglio d'Europa in materia di intelligenza artificiale, non si tratta affatto soltanto di un documento, quello più importante, cui già è stato accennato, la carta etica, ma come vedete si tratta di una serie di testi, alcuni aventi valore giuridico, che promanano dai vari organi del Consiglio d'Europa, il Comitato dei Ministri, l'Assemblea parlamentare, il Commissario per i diritti umani e soprattutto un comitato ad hoc sull'intelligenza artificiale che, vedete, risponde alla sigla di CAHAI. Comitato ad hoc, unitamente agli altri organismi, ha emanato una serie di linee guida che vanno da temi quali predisposizione di risorse web per la risoluzione delle controversie giudiziarie online, linee guida che riguardano ad esempio il riconoscimento facciale disposto da alcuni siti, una raccomandazione non la sentiamo. Se mi avvicino va meglio? Adesso la sentiamo, dottore, sì. Perfetto, allora ho avvicinato il microfono, chiedo scusa, forse ho sbagliato io qualcosa. E dicevo, vi sono raccomandazioni dei vari organi, alcuni delle quali hanno valore giuridico, seppure di soft law, nel senso che gli stati membri del Consiglio d'Europa hanno in qualche modo l'obbligo giuridico, in quanto appartenenti all'organizzazione, di utilizzare le raccomandazioni stesse come guida per raggiungere gli scopi collettivamente determinati. La maggior parte di questi testi, di cui, come vi dicevo, è lungo l'elenco, si tratta di quattro elenchi come quelli che vedete, sono per lo più poco. Non posso qui elencarli tutti, però ecco, sono in particolare importanti, a mio avviso, non soltanto gli studi, ma anche e soprattutto una serie di rapporti presentati all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui rapporti tra intelligenza artificiale e mercato del lavoro, i rapporti tra intelligenza artificiale e tutela della salute, l'utilizzo, questo è l'argomento che abbiamo sentito ben sviluppato dai precedenti relatori, degli algoritmi nell'ambito della giustizia e in particolare per quanto riguarda le attività di polizia e le attività di giustizia penale, ma anche il ruolo che l'intelligenza artificiale può avere purtroppo per produrre discriminazioni e quindi nuove minacce ai diritti fondamentali. Io vi rimetterei a questi materiali che renderò disponibili all'organizzatrice avvocata Marzocca, anzi credo di averli già inviati ieri, e quindi ecco, mi esimerei da ulteriori considerazioni in questo quadro. Passerei a guardare un attimo al futuro. Vi ho parlato dei vari comitati che si occupano di questo argomento, adesso guardiamo in generale al piano di lavoro nell'ambito del Consiglio d'Europa per i prossimi anni. Vedete che vi è un comitato che si occupa di discriminazione, di diversità e di inclusione, che prevede di impegnarsi nella preparazione di uno strumento settoriale, quindi una raccomandazione agli Stati membri sull'intelligenza artificiale, sulla non discriminazione e sull'uguaglianza. Quindi questo potrebbe coprire alcuni argomenti tra quelli che vi ho precedentemente elencato. È interessante notare che negli anni
prossimi, e già si stanno muovendo passi in questo senso, prima di predisporre una raccomandazione di natura giuridica, si farà uno studio di fattibilità e di ricognizione al fine di definire gli standard. Sarà quindi molto importante che gli Stati membri e i loro organi che partecipano alle negoziazioni siano preparati. Appunto, convegni come quello che si sta celebrando oggi, lo ha già detto il Presidente Canzio, sicuramente forniscono stimoli e informazioni al riguardo. Tralascio le questioni relative alla cultura, al patrimonio, eccetera, però sicuramente è una sfida nella digitalizzazione della cultura, soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che può essere un ostacolo o uno stimolo, a seconda dei punti di vista, alla partecipazione e all'inclusione. Purtroppo la crisi pandemica ci ha mostrato alcuni aspetti dell'uno e dell'altra, nel momento in cui, ad esempio, nelle nostre scuole ed università siamo stati in grado di imparare un nuovo metodo di comunicazione e di apprendimento, ma anche di conoscerne i limiti e le possibilità, come dire, di lasciare indietro alcuni. Quindi su queste cose bisognerà studiare. Veniamo adesso al mio tema, perché il Comitato Direttivo per i Diritti Umani, un comitato molto importante nell'ambito del Consiglio d'Europa, preparerà a sua volta un manuale sul tema dei rapporti tra diritti umani e intelligenza artificiale. Come vedete, il tema è molto ampio, perché i diritti umani sono diritti di varia generazione. Vi sono i diritti umani, come dire, classici e centrali, come quello alla vita, al divieto dei trattamenti disumani e degradanti e così via, ma vi sono anche altri diritti umani, quali quelli per esempio all'ecoprocesso e così via, su cui appunto, come ha detto precedentemente il Presidente Canzio, l'intelligenza artificiale può intervenire in vario modo. Sulla istruzione ho già detto, quindi passerei velocissimamente avanti. I contenuti in sintesi, nell'ambito delle varie raccomandazioni che il Consiglio d'Europa rivolge agli Stati, sono appunto di valutare che nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale vi sia sempre una valutazione di impatto sui diritti umani, vi siano sempre consultazioni pubbliche. Ed ecco, qui noi possiamo notare come nel nostro paese, ma anche in altri, vi siano poche consultazioni pubbliche, se pensiamo a tutti gli strumenti di intelligenza artificiale ed algoritmi cui oramai siamo sottoposti, anche ad esempio nei nostri viaggi. Io qualche ora fa ho firmato l'autorizzazione a una nota compagnia aerea a utilizzare il mio Green Pass per sperimentare un algoritmo di riconoscimento automatico, in modo da essere esonerati in futuro dal mostrare il Green Pass in aeroporto. Pubbliche consultazioni al momento non sono molte, vi è sicuramente quella organizzata dall'Unione Europea, ve ne saranno altre. Obblighi degli Stati membri per facilitare l'attuazione degli standard dei diritti umani, soprattutto nel settore privato. Pensate che è privato sicuramente il grande settore delle assicurazioni, questo è molto importante. Poi questioni di informazione e di trasparenza, la tutela affidata a un organismo imparziale esterno, per cui nei diversi stati si dovranno creare organismi paragiurisdizionali, delle authorities, come si suol dire, per occuparsi di questi argomenti, ed infine i vari valori da tutelare, primo tra tutti la non discriminazione, poi la protezione della privacy e dei dati, la tutela della libertà di espressione, di riunione e di associazione al pari del diritto al lavoro. Sapete che purtroppo l'intelligenza artificiale muove in senso contrario in generale rispetto a queste libertà, che vi sia poi sempre la tutela giurisdizionale ed infine che sia sviluppata una sorta di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale nelle scuole, affinché a cominciare dai bambini si sia consapevoli dei vantaggi e dei pericoli di questa evoluzione. Passiamo adesso, anche avviandosi alla seconda parte
della mia brevissima esposizione ai profili relativi alla giustizia, che sono quelli che interessano con maggiore vicinanza i partecipanti al nostro convegno di oggi. Primo documento cui mi riesce di pensare, non soltanto perché vi ho contribuito personalmente all'epoca in cui, come ha detto la mia presentatrice, ero componente del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei presso il Consiglio d'Europa, è una remota opinione di circa 10 anni fa del Consiglio Consultivo stesso in materia di rapporti tra giustizia e tecnologie dell'informazione. Anche di questo parere del 2011 vi era sicuramente un cenno importante che all'incirca corrisponde ai principi che vi ho testé enunciato, quanto ai limiti e alle potenzialità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e in generale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dei giudizi civili e penali nell'ambito dei diritti. È importante dire che già da 10 anni fa quindi si affermava questo ruolo nell'ambito della giustizia di natura di affiancamento e di sostituzione, lo avete sentito dai precedenti relatori, dell'intelligenza artificiale, e quindi con una sottrazione ai sistemi di intelligenza artificiale del ruolo del giudice nell'ascoltare le parti e nel soppesare le evidenze probatorie di un caso, nel determinare il diritto applicabile e nell'assumere quindi la decisione finale. Quindi vediamo una tecnologia dell'informazione che è sostanzialmente di mero supporto in visione. Quindi qualcosa di molto distante rispetto agli esperimenti americani di cui avete sentito parlare. Della Carta europea ha già parlato l'avvocato Viola e lo ringrazio, della Carta etica europea. Essa è stata adottata nel 2018 nell'ambito di un organismo, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia, che si occupa in generale delle infrastrutture di giustizia degli Stati membri, è composta di esponenti dei diversi ministeri della giustizia. Questa Carta etica è sicuramente un grande successo, ha enunciato i 5 principi fondamentali che vi sono stati già esposti dalla parola, e per quello che ci interessa questa carta è alla base poi dei 10 principi che vi ho letto io, che presidiano lo sviluppo del piano 2022 e oltre. Vorrei sottolineare ancora una volta, tra i 5 principi che già vi sono stati enunciati, come già ancora nel 2018 venisse ribadito il principio 5, quanto vi ho detto rispetto al documento del 2011, il principio del under user control, cioè della garanzia dell'intervento umano, precludendosi almeno per il momento un approccio deterministico nell'utilizzo dei tools e garantendo che gli attori siano sempre pienamente consapevoli e possano tornare padroni della decisione assunta dal sistema algoritmico. Devo necessariamente saltare qualcosa, e questo è un argomento che possiamo saltare. Vorrei menzionarvi che l'Italia partecipa a pieno titolo a uno dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Commissione europea per l'efficienza della giustizia. In particolare si tratta del gruppo CyberJust, che è presieduto da una collega magistrata italiana e che ha tenuto una serie di riunioni a cominciare dal 2020. La prossima riunione si terrà a Pisa, ove si stanno facendo vari approfondimenti anche nell'ambito delle locali università, e quindi si riuniscono congiuntamente il CACAI e il gruppo di lavoro della Commissione europea sull'efficienza della giustizia in materia di qualità della giustizia. È qualcosa che dobbiamo, come dire, seguire, su cui dobbiamo tenerci informati.
Andando velocemente verso la fine, ecco, l'ultimo capitolo riguarda la Corte presso la quale io opero. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha da molti anni un utilizzo avanzato della risorsa informatica, non fa uso allo stato di strumenti di intelligenza artificiale in quanto tali, vi sono degli studi di cui vi parlerò. Per diciamo, avere una visione completa, tutti voi forse conoscete il motore di ricerca UDOC, su cui possono essere ricercate e lette le decisioni e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, è pienamente accessibile al pubblico. E per semplificare l'utilizzo di UDOC potete ricorrere a delle pillole in italiano per la familiarizzazione con lo strumento, predisposte dalla Scuola Superiore della Magistratura e disponibili come open source su YouTube oppure all'interno del sito della stessa Scuola Superiore della Magistratura per coloro che vi possono accedere. Detto ciò, può anche essere interessante ricordarvi che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è da alcuni anni che si occupa di questioni di utilizzo in contrasto possibile con i diritti dell'uomo della risorsa informatica. Non posso affrontare ovviamente tutti i temi di cui la Corte si è occupata in riferimento al trattamento dei dati, all'utilizzo della telefonia, alle possibili interazioni con il diritto di informazione e il diritto al rispetto della vita privata. Però due casi li voglio ricordare, si chiamano Big Brother Watch e Centrum for Ratvisa. Si tratta di questioni che sono state decise l'anno scorso dalla Grande Camera in riferimento alle legislazioni del Regno Unito e della Svezia, che prevedevano la possibilità per le forze di polizia, attraverso apposite query ed algoritmi, di guardare alla memorizzazione, come sapete, disponibile presso apposite risorse per lo più residenti negli Stati Uniti ma anche altrove, ove vengono registrate tutte le nostre conversazioni sia a voce che online, che per iscritto, che utilizzano la risorsa di internet. Si chiamano intercettazioni di massa o bulk e sono diciamo ispezionabili, al contrario, nel senso che saputo che vi è stata un'attività criminale in quei paesi, si può ricorrere attraverso query a ricercare le conversazioni che vi sono state su quel determinato argomento, e ovviamente vi devono essere delle tutele, dei rimedi, una possibilità di ricorso alle autorità e così via. È un po' il futuro, gli algoritmi in quanto tale non c'entrano se non come strumento appunto di ricerca. Infine, l'intelligenza artificiale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dal punto di vista predittivo. Vi avevo precedentemente detto che non abbiamo nulla. Questo non significa che non vi siano studi. E vedete qui che sul sito dell'Università UCL, in collaborazione con l'Università di Sheffield e l'Università di Pennsylvania, appare l'annuncio: l'intelligenza artificiale prevede i risultati dei procedimenti in materia di diritti umani. Cosa è successo? Gli studiosi di queste università hanno collaborato con la Corte e hanno rilasciato nel 2016 uno studio pubblicato su un noto giornale di scienza della computeristica, accedendo a alla nostra banca dati di decisioni già fatte per sperimentare un algoritmo di natura predittiva. Hanno acceduto a, come vi dicevo, una serie di sentenze su vari temi,
e si sono in particolare concentrati su temi riguardanti gli articoli 3, 6 e 8, quindi non tutti gli articoli, ma soltanto quello relativo ai trattamenti inumani e degradanti, alla equità del procedimento e al rispetto della vita privata, in totale esaminando circa 500 casi suddivisi, come vedete, un po' più di 500, circa 600 casi. Secondo gli studiosi, combinando le informazioni estratte dai dati fattuali e dagli argomenti astratti che i casi coprono, l'algoritmo è riuscito a prevedere con un'accuratezza del 79% gli esiti delle decisioni della Corte. Come vi dicevo, questo è un lavoro che è stato fatto ex post, cioè attraverso i dati estratti dalle stesse decisioni relative ai fatti e agli argomenti utilizzati dalle parti, si è arrivati al risultato. Quindi per il futuro questo algoritmo andrebbe testato sui ricorsi da parte degli individui e sulle difese da parte degli stati. È un lavoro questo per il futuro. Io qui, ecco, per completezza devo menzionare che non credo dobbiamo illuderci troppo, perché lo stesso modo con cui la Corte racconta all'interno delle sentenze i fatti e utilizza gli argomenti svolti dalle parti, in qualche modo spiana il tappeto rispetto alla decisione. Sapete bene che è sempre questione di qualificazione, e poi utilizziamo dei template, cioè dei moduli in qualche modo linguistici che, se appunto presenti, preludono poi a una certa decisione. Quindi ecco, io direi che testando l'algoritmo sui ricorsi svolti dalle parti e sulle difese fatte dagli stati, non è detto che si arrivi a un risultato altrettanto incoraggiante, però questo è per il futuro. Credo che la mia esposizione sarebbe stata incompleta se non ve l'avessi menzionato, perché è una sfida rispetto alla quale tutti dobbiamo guardare. Io sono a disposizione per quant'altro possa occorrere e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Sabato, ricordiamo giudice alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, giudice in carica. Del resto, prima di ricoprire questo autorevole e importante incarico, era stato esperto del Consiglio giuridico del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché esperto giuridico delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa. Quindi, indubbiamente, grazie per aver onorato il nostro convegno. Arriviamo ora adesso a un intervento particolarmente atteso, perché qua si gioca in casa, in quanto si tratta di Bari. Cioè, Bari è stata la prima città a inserire un sistema di intelligenza artificiale predittiva in termini giuridici, e chiaramente questo è un aspetto che può essere visto dal punto di vista dell'avvocato e dal punto di vista del magistrato. Allora, abbiamo già visto in precedenza, grazie anche alla bellissimo intervento del collega Viola, diciamo, gli elementi che possono interessare gli avvocati, che sono diversi, in quanto interessa vedere quale può essere la probabilità di portare a termine una controversia, di instaurarla, di fare appello, di transigere. Quindi è una ricerca di una sicurezza per sé, cioè per i propri clienti e per le proprie aziende. Diverso è l'approccio del magistrato, e di questo ce ne parlerà sicuramente in maniera super autorevole il presidente della sezione della Corte d'Appello di Bari, il dottor Michele Ancona, che mi fa piacere accogliere. Bene.
Grazie a tutti, ringrazio l'Unione Avvocati Europei, l'Ordine degli Avvocati di Bari, l'Università degli Studi di Bari, che ci ospita per questo invito. Vale per me ciò che diceva prima il professor Viola, una presentazione così roboante, non vorrei deludervi, però vi raccontiamo quel che abbiamo fatto a Bari nel corso di questi anni. Quanti stimoli sono emersi da questo incontro? Tantissimi. Partirei dall'inizio per rendere più comprensibile un discorso che semplice non è. Direi di distinguere subito tra giustizia prevedibile e giustizia predittiva. La giustizia prevedibile è quella che si fonda su studi e dati statistici dei precedenti e che prevede un possibile esito del giudizio. E non è nulla di nuovo, sono ormai decenni che noi la applichiamo senza saperlo, senza non ci siamo mai accorti. Ma ad esempio, le tabelle del Tribunale di Milano sono una sorta, sono sistemi di prevedibilità nella valutazione del danno non patrimoniale fondati su che cosa? Sulla media delle liquidazioni effettuate negli anni precedenti. Ci sono sistemi di prevedibilità della determinazione dell'assegno di mantenimento piuttosto che di divorzio fondato sulla media della statistica delle precedenti liquidazioni in un certo tribunale. E potrei fare tanti altri esempi di questo genere. Quindi modelli di prevedibilità esistono e sono accettati da anni da tutti. Anzi, addirittura la Cassazione dice che la mancata applicazione di quelle tabelle, anche se poi ultimamente sono tornate un po' in discussione tra Milano e Roma, ma delle tabelle, la mancata applicazione va giustificata. Quindi conferisce un valore forte, quasi di norma, all'applicazione di queste tabelle. La giustizia invece predittiva è qualcosa di diverso, è il tentativo di affidare a una macchina il responso di pronunciare la sentenza, in sostanza, la decisione, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Una macchina viene addestrata attraverso la immissione dei dati, addestrata e l'intelligenza artificiale ha questo di grande, una grandissima capacità di elaborazione dei dati che la mente umana non ha. Elaborando questi dati è in grado di prevedere l'esito di un giudizio. Un ulteriore gradino è quando la macchina è in grado di addestrare se stessa. Questo è il momento in cui l'uomo perde il controllo della macchina. La macchina va da sé. Diventa un soggetto che sfugge al controllo. Questa è la giustizia predittiva cosiddetta forte, che ha notevoli controindicazioni su cui ci soffermeremo qui, di qui a poco. A Bari abbiamo elaborato ormai da 5-6 anni, è vero, siamo stati i primi, e siamo stati i primi soprattutto a farlo in maniera istituzionale, nel senso che il progetto prevedibilità delle decisioni è partito ormai nel 2016, è fondato su questo semplice lavoro, elaborazione di schede tematiche di giurisprudenza consolidata nelle diverse sezioni della Corte d'Appello. Sulla base dei precedenti della Corte abbiamo lavorato in sezione con i tirocinanti del decreto del fare, abbiamo fatto queste schede che sono state utilissime per i tirocinanti, perché hanno imparato come si lavora in corte e quali sono la giurisprudenza locale. Utilissima per i magistrati, perché da noi c'è un grande turnover, un continuo cambiamento di magistrati per via della ultradecennalità, bisogna cambiare sezione. Poi sono arrivati i giudici ausiliari, che sono avvocati prestati alla corte, che quindi avevano necessità di sapere quali sono gli orientamenti della Corte, e per gli stessi colleghi che si avvicendano. Sono servite queste schede per fissare i termini della giurisprudenza della Corte. L'esperienza barese va avanti, è stata seguita da altre che sono state fatte, ma sono ancora in corso.
quella di Brescia, di Venezia, Pisa, Genova, Firenze. Sistemi invece di, questi sono quindi sistemi di giustizia prevedibile, direi, anche se spesso si equivoca e si parla di giustizia predittiva. In effetti sistemi di giustizia predittiva veri io attualmente non ne conosco, anche se sul mercato ci sono delle offerte di sistemi di giustizia predittiva dei quali io diffiderei profondamente. Ci sono alcune case editrici che propongono abbonamenti piuttosto che accesso a sistemi di giustizia predittiva, ma fondati su quale basi dati? È questo che non si capisce. Un buon sistema di giustizia predittiva richiederebbe l'acquisizione da parte del sistema quasi del 100% della base dati. Allora non va bene un sistema di giustizia predittiva fondato su che cosa? Sulla giurisprudenza del circondario, del tribunale, di una singola sezione, della sola giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione? Addirittura qualcuno si è lanciato nel dire che la banca dati è composta dalle sentenze tratte dal PST, no? Quello che utilizzano gli avvocati per l'accesso alle sentenze. Ma come si fa? Se non è mica possibile per ciascuno, per una casa editrice, accedere a tutte le sentenze. Ciascun avvocato accede con le proprie credenziali. Quindi c'è qualcosa che non torna in queste offerte e io diffiderei da queste offerte. Ma questo è il mercato, è un mercato in fibrillazione, perché se ne parla tanto, se ne parla, quindi magari, ecco, bisogna aprire un po' gli occhi, guardarsi. Sottolineo quindi due aspetti fondamentali cui già ho accennato. Un buon sistema di giustizia prevedibile, ma a maggior ragione predittiva, richiede una base molto ampia di dati cui accedere per lo studio e la eventuale previsione. E poi, quello cui accennavo prima, il controllo dell'algoritmo, che non deve mai sfuggire dall'uomo. E una domanda semplice può essere questa. Dobbiamo temere la giustizia predittiva, il modello forte cui abbiamo accennato? Io direi di sì. Direi di sì, soprattutto se è fallace perché non fondata su una base dati ampissima. Se è inaffidabile perché non dà trasparenza dei dati e non consente il controllo dell'algoritmo. Ancora, è da temere se non accettata preventivamente dagli utenti. Questo è fondamentale. Il soggetto che viene giudicato da una macchina deve sapere di essere giudicato da una macchina e deve accettare il responso della macchina. Altrimenti non è accettato. E se non rispetta appunto i diritti fondamentali, e quindi se non è discriminatorio, come abbiamo accennato prima, qualcuno mi ha preceduto. Ecco, uno spunto che ho colto molto e condivido del professor Viola è quello, nel momento in cui, quando si è soffermato sulla necessità che vi sia corrispondenza tra la qualità del giudicante e la qualità del giudicato, ecco, io direi un vero e proprio diritto dell'uomo ad essere giudicato dall'uomo. Proprio in questi giorni, credo ieri o avantieri, c'è stata una sentenza, quindi parliamo dell'attualità, della Corte d'Assise, non ricordo di quale tribunale, che ha preso una decisione tremenda, forte, fortissima, coraggiosa. Ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, un ragazzo che per salvare la madre ha ucciso il padre. L'avete letto tutti, sentito dai giornali. Bene. In questa decisione, presa da una corte d'assise, quindi da 8 uomini e donne e uomini come noi, 2 togati e 6 del popolo, quanta carica di sensibilità, quanta empatia, quanta umanità, quanta pietas c'è in quella decisione di assolvere chi ha ucciso il padre per salvare la madre. Saremmo stati in grado di addestrare una macchina con questa sensibilità? Proprio. La risposta la lascio a voi. Torniamo, ho chiuso questa parentesi di attualità per dire come l'uomo ha diritto di essere giudicato da un uomo. Torniamo invece alla nostra domanda. Dobbiamo temere di essere giudicati da una giustizia predittiva forte? Vi ho detto di sì, se non ha quelle caratteristiche. Dobbiamo temere di essere giudicati da un sistema di giustizia prevedibile? No. Questo no. E
Qui rispondo anche alle, diciamo, alle preoccupazioni del nostro Presidente, cioè l'uso per il magistrato di un sistema di giustizia prevedibile non ci deve preoccupare, non ci deve preoccupare se utilizzato bene, ecco, perché arricchisce la decisione. E ora vi cercherò di spiegare. Anzitutto assicura la stabilità delle decisioni in una sezione, e quindi rende trasparente l'esercizio della giurisdizione. Realizza quindi l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Facilita le conciliazioni, dà degli indirizzi che possono servire da spunto alle parti e ai difensori sulla opportunità di agire in giudizio, di transigere, di chiudere una causa, di conciliare. Velocizza sicuramente la risposta della giurisdizione. Quindi, ma c'è qualcosa di più. Ecco, parto dalla preoccupazione degli avvocati. L'applicazione di un sistema di giustizia prevedibile può determinare il conformismo giudiziario, cioè l'acquietarsi su un orientamento, il non distaccarsi per pigrizia, per la fretta di decidere, no? Di aumentare la produttività, c'è il precedente, mi acquieto, non rifletto, non ci penso. Questo no, questo rischio c'è, esiste. Ma un sistema di giustizia prevedibile, fondato sulle schede di giurisprudenza, su quello che vi ho detto prima, come l'abbiamo realizzato qui a Bari, come lo stanno realizzando in altri posti d'Italia, non deve preoccupare, anzi deve... deve essere visto con favore, perché rende il giudice più consapevole delle sue decisioni, lo mette di fronte ai propri precedenti e valorizza la sua attività nel momento in cui, se dissente, deve motivare adeguatamente, quindi con motivazione rafforzata, deve fare un'opera di presa di coscienza dei propri precedenti e giudicare di conseguenza. Quindi non deve mai cadere la tensione morale da parte del giudice nel giudicare, conoscendo i propri precedenti, ma rapportandosi al caso concreto. Quindi, in questo senso ho parlato altre volte di giustizia aumentata. Un altro dei diciamo, cavalli di battaglia di attualità, insomma, delle nuove tecnologie, la giustizia aumentata. Quindi rafforza la qualità della giurisdizione perché costringe il giudice a confrontarsi con i propri precedenti. Ma stiamo parlando di, diciamo, cose teoriche lontane dalla realtà? No. Stiamo parlando di cose quanto mai attuali. Siamo tutti immersi in questi mesi, in questi giorni, si è accennato all'inizio, nella attuazione del PNRR in generale e dell'ufficio per il processo nel nostro microcosmo della giustizia. Bene, non staremo qui a parlare degli obiettivi qualitativi, i milestones, i target quantitativi, eccetera, che voi tutti conoscete meglio di me, diamoli per conosciuti, ma diremo soltanto che uno degli obiettivi qualitativi vincolati per l'ufficio per il processo è quello della creazione di istituzioni di servizi per indirizzi giurisprudenziali, cioè la creazione di quelle benedette banche dati di giurisprudenza di merito da offrire. A cosa devono servire? Da offrire come strumento di lavoro ai funzionari addetti all'ufficio per il processo. Sono ben 8.150, credo, come prima tornata, no? In tutta Italia, cui seguiranno altrettanti, fra 2 anni e 7 mesi, cui si aggiungeranno poi i tecnici, altri numeri molto importanti, per parlare solo della nostra realtà distretto di Bari, ben 88 ne arriveranno in corte, 110 al Tribunale di Bari, 67 al Tribunale di Foggia, 41 al Tribunale di Trani.
Bene, questi ragazzi, non so se saranno ragazzi o meno, questi addetti all'ufficio per il processo, dovranno redigere delle schede del processo e dovranno confrontarsi con queste schede di giurisprudenza di merito che andranno predisposte. Ora, su queste banche dati, col Ministero della Giustizia, con la dottoressa Fabbrini, stiamo avendo degli incontri abbastanza serrati. Sembrerebbe che ciascun ufficio debba fare le proprie schede di giurisprudenza. Beh, se teniamo conto che in Italia abbiamo 26 corti d'appello, più 3 distaccate sono 29, più 165 tribunali, totale 194 uffici, beh, io non oso pensare che 194 uffici debbano fare tante schede per i casi di giurisprudenza, ciascuno indipendentemente dall'altro, e quindi un lavoro enorme che si potrebbe forse, diciamo, attuare in maniera diversa. La mia idea è quella di condividere il lavoro, perché le schede fatte a Bari sulle infiltrazioni di acqua rispetto al vicino di casa non devono andare bene anche per Torino, e perché quelle di Catanzaro non devono andare bene anche per Bari, e via dicendo. Noi a Bari siamo nel gruppo di lavoro Bari, lavoriamo con Bari, Lecce, Catanzaro, Salerno, Reggio Calabria, gruppo 5, quantomeno a livello di gruppo potremmo condividere questo lavoro, sarebbe più semplice, ma dobbiamo darci una mossa, ecco, perché è attualità. Mi rivolgo al sottosegretario, onorevole Sisto, e questa è attualità, nel senso che gli addetti, non li chiamo più ragazzi, gli addetti all'ufficio del processo arrivano a febbraio, forse dal primo marzo. Beh, se dal primo marzo ci mettiamo con i ragazzi, con gli addetti, a fare le schede di giurisprudenza, loro faranno in tempo ad andare via e le schede non saranno ancora pronte. Forse sarebbe, primo, perché non sono facili da fare, le può fare soltanto, secondo me, chi è del mestiere, cioè magistrati o comunque avvocati, lo dico solo anticipo, università, docenti che conoscono dove mettere le mani, piuttosto che l'addetto che è diventato tale magari perché in possesso di una laurea triennale in giurisprudenza o in scienze politiche, perché questa è la realtà, di questo parliamo. Ecco. Quindi occorrerebbe darsi forse una mossa nel preparare queste schede. E perché non affidare il coordinamento di queste schede magari proprio all'ufficio del massimario della Cassazione, che ne fa già di bellissime in occasione della rimessione di questioni di particolare importanza alle sezioni unite. Le fa per sono fruibili da tutti, proprio nel sul sito della Corte di Cassazione, che è bellissimo, cortedicassazione.it, ci sono queste schede che sono meravigliose, ben fatte. Perché non fruire di quelle schede, anche per garantire la funzione nomofilattica della Cassazione? E perché non pensare di aprire il lavoro alla collaborazione dell'Accademia e dell'Avvocatura? Io conosco studi legali specializzati, che sono meglio di qualsiasi magistrato, lo dico sottovoce ai colleghi, che sono meglio di tanti giovani magistrati. Io quando vedo alcune comparse scritte da studi che conosco, che sono praticamente preparati, mi si apre il cuore, perché dico, insomma, lavoro su materiale di qualità. Quindi questo lavoro, perché non allargarlo? Perché comunque è di interesse comune, collettivo, non si deve dubitare, sospettare di che no. Quindi questo è il mio pensiero, che, diciamo, propositivo per questo lavoro che si potrebbe fare. Mi è piaciuto, ecco, partecipare a questo convegno, vi ringrazio di nuovo, anche perché mi avete consentito di tornare all'Università di Bari, con la quale università abbiamo siglato una convenzione, prima che abbiamo pensato prima dell'ufficio del processo, che è una convenzione, mi spiace che il rettore sia andato via, che si chiama proprio dalla giustizia prevedibile alla giustizia predittiva. Abbiamo fatto prima dell'estate e poi è arrivato l'ufficio per il processo. E abbiamo avuto la fortuna, grazie anche al professor Dalfino, che coordina i lavori per l'Università di Bari, ripeto, l'Università di Bari capofila con le università e i distretti di Lecce, Catanzaro, Salerno, Reggio Calabria, siamo riusciti a far inserire questo progetto, quindi dalla giustizia prevedibile alla giustizia predittiva,
all'interno del progetto per il gruppo 5 per l'ufficio per il processo che è ora al vaglio del Ministero e della Unione Europea, linea 2. Se sarà approvato avremo ampio spazio per poter lavorare in questo settore su questi temi. E voglio, colgo l'occasione anche per ringraziare i colleghi per un'altra iniziativa che abbiamo preso. Abbiamo creato un gruppo di lavoro di colleghi che sono di Bari, ma sono anche di Trani, di Foggia, anche del Tribunale di Bari, delle Procure e anche del Tribunale per i minorenni, che hanno già elaborato dei progetti, due sono qui presenti, che mi seguiranno, che parleranno dopo di me, che hanno preparato per risposto dei progetti che, attinenti proprio alla giustizia prevedibile o predittiva. E quindi se andrà in porto il progetto avremo modo di parlare e speriamo di poter collaborare anche con l'avvocatura e con l'Unione Avvocati che ci ha ospitato. Grazie. Ringraziamo il Presidente Ancona per questa bellissima relazione dove a mio avviso è trasparsa nettamente la competenza ma anche l'umanità, perché appunto messaggi come l'uomo deve essere giudicato da un altro uomo, ha diritto di essere giudicato da un altro uomo, ma nello stesso tempo questi sistemi permettono un aumento di qualità, quindi un aumento di qualità della decisione. E quindi questo è sempre, questo vale anche in altri campi, il diciamo principio che la tecnologia può essere un grande diciamo alleato per la qualità, ovviamente ci sono i rischi, però quando viene utilizzato in modo diciamo buono chiaramente ci possono essere questi risultati. Introduciamo ora gli altri relatori. Sì, grazie al dottor Ancona anche da parte mia, perché peraltro mi ha dato degli spunti sui quali, se mi posso permettere, rispondere come avvocata e professionista impegnata, perché credo che un'impostazione statistica giurisprudenziale per prevedere decisioni future, quindi una giustizia predittiva induttiva, serva anche a noi come avvocati, perché innanzitutto ci consentirebbe di dare anche ai nostri clienti delle notizie più certe rispetto a quello che potrebbe essere un eventuale risultato giurisprudenziale, perché ricordiamo sempre che noi siamo un paese di civil law, non siamo un paese di common law, quindi partiamo sempre dal dato, non dobbiamo partire sempre dal dato normativo, anche perché il diritto vivente, questo ce lo insegna la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tiene conto anche del tempo e dei cambiamenti rispetto alla società ed richiede una decisione anche certa da parte del giudice, argomentativa, che tenga conto dei cambiamenti della società. Quindi io come avvocata dico questo, sì ad una giustizia predittiva e induttiva, certamente, che ci consenta attraverso una condivisione giurisprudenziale di poter dare anche notizie più certe ai nostri clienti, perché giustizia giusta, credo, e questo ce lo chiediamo tutti, non è soltanto una giustizia che porti ad una decisione certa, ma è anche sotto il profilo umano consentire al nostro cliente di non arrivare ad una decisione finale dopo tanti anni di processo, ragionevole durata del processo. E su questo quindi che cosa dire? Anche riconoscere una maggiore autonomia privata alle parti, su cui si discute tanto, soprattutto nel settore famiglia, dove sì una giustizia predittiva e induttiva, ma facciamo attenzione che nel settore famiglia ciò che conta è anche l'interesse, penso al best interest del minore, quindi comunque altri aspetti da dover considerare. E chiediamoci l'Europa, in questo dinamismo tra intelligenza artificiale e intelligenza intellettuale, che a cosa sta dando valore? Più all'umano o più alla robotica? Quindi sta riconoscendo più autonomia privata alle parti? E io a questo punto chiamerei la dottoressa Giulia Stano, giudice del Tribunale di Trani, che relazionerà sul tema intelligenza artificiale e regolamentazione europea unitaria, Artificial Intelligence Act, Commissione Europea. Prego dottoressa e grazie.
Ringrazio l'Unione Avvocati Europei per l'invito a partecipare a questo importante convegno, in particolare l'avvocato Marzocca, che si è fatta tramite dell'associazione. E sono molto onorata di parlare, di offrire il mio contributo in questo convegno prestigioso, al fianco di questi illustri relatori e nell'aula più importante della nostra università. Come da accordo, io leggerò l'intervento in lingua francese. La proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle adoptée le 21 avril 2021 constitue la frontière la plus avancée de la législation européenne en matière d'intelligence artificielle qui s'est déroulée pendant plus ou moins les derniers 20 ans. La présente contribution reconstitue le profil essentiel de la proposition de la Commission européenne qui prélude à l'adoption du règlement à partir de l'exposé des motifs qui accompagne la proposition. Venons donc à l'objet de ce rapport. La base juridique de la proposition de la Commission est avant tout l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union qui prévoit l'adoption de mesures pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le règlement en fait, en tant qu'acte normatif ayant efficacité générale, obligatoire dans tous ses éléments et ayant directe application dans les États membres, au terme de l'article 248 traité, constitue un instrument stratégique pour bâtir le marché unique numérique en disposant règles harmonisées pour le développement, l'accès au marché et l'utilisation de produits et services qui entraînent la mise en place de technologies d'intelligence artificielle, tandis que certains États ont déjà élaboré des législations nationales pour l'utilisation de ces technologies dans un cadre respectueux des droits fondamentaux. Donc, les problèmes les plus évidents que la Commission a abordés ont été la fragmentation du marché intérieur des produits et services, leur commercialisation et utilisation et le rôle des pouvoirs publics par rapport à ces objets, la réduction de la sécurité juridique pour les fournisseurs et les utilisateurs contre un substantiel nombre de vieilles et nouvelles règles. Par conséquent, le choix d'un règlement est fondé sur la nécessité d'atteindre règles homogènes afin d'assurer la concurrence et le renforcement industriel commun dans l'espace européen et la parité en condition et respect des droits fondamentaux selon le principe de subsidiarité et considérant les termes positifs de la législation qui découle du principe de proportionnalité aux objectifs atteints par le droit communautaire sur une approche fondée sur le concept de risque plutôt qu'en termes de réglementation globale des systèmes d'intelligence artificielle d'après la consultation publique. Le conseillère Sabato nous a parlé de cette consultation, aligne parmi les parties intéressées lancée le 19 février 2020. Et en fonction de risques classés en plusieurs niveaux qui imposent différentes espèces de protection et donc différentes obligations, graduées à partir d'obligations minimales de transparence, article 52 du règlement, qui prévoit par exemple le fournisseur veille à ce que le système destiné à interagir avec des personnes physiques soit conçu et développé de manière à ce que les personnes soient informées qu'elles interagissent avec le système d'intelligence artificielle, jusqu'aux précautions qui entraînent système de documentation, précision, traçabilité, contrôle qui impose frais d'entreprise et enfin à l'interdiction de certaines pratiques. Il faut à ce propos souligner qu'en effet la proposition sort du livre blanc de la Commission publié le 19 février 2020. Intitulé Intelligence artificielle, une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance, qui vise dans le même temps à la promotion de l'intelligence artificielle et à la définition des risques qui découlent de l'utilisation de certaines technologies,
répond à des demandes du Parlement européen et du Conseil européen qui exigent la conciliation entre le développement des systèmes technologiques et le respect intégral des droits dans l'espace européen. Je me réfère à la résolution du Parlement du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l'intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes. Aux conclusions de la réunion du Conseil européen du 19 octobre 2017 et aux conclusions sur le plan coordonné dans le domaine de l'intelligence artificielle Made in Europe, abouti en 2019. Le Conseil, en outre, dans les conclusions de la réunion extraordinaire du 1er et du 2 octobre 2020, a demandé une définition claire des applications à haut risque et dans les dernières conclusions du 21 octobre 2020 a invité à l'adoption de mesures pour faire face à l'opacité, à la complexité, à l'imprévisibilité, au comportement partiellement autonome de certaines technologies. On a entendu en particulier des technologies qui entraînent l'apprentissage des machines. Par ailleurs, conformément à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union, le Parlement peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union. Le Parlement a adopté le 20 octobre 2020 des résolutions sur les aspects éthiques, le régime de responsabilité et les droits de propriété intellectuelle liés à l'intelligence artificielle, et puis en 2021 des résolutions sur les affaires pénales et relatives à l'éducation, alla culture et à l'audiovisuel. Donc, d'après ces actes du Conseil et du Parlement, la Commission a déclaré les objectifs spécifiques de la proposition. Veiller à ce que les systèmes d'intelligence artificielle mis sur le marché de l'Union et utilisés soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux et les valeurs de l'Union. Garantir la sécurité juridique pour faciliter les investissements et l'innovation. Renforcer la gouvernance et l'application effective de la législation existante en matière de droits fondamentaux et d'exigences de sécurité applicables aux systèmes d'intelligence artificielle. Faciliter le développement de marchés uniques pour des applications d'intelligence artificielle légales, sûres et dignes de confiance et empêcher la fragmentation du marché. Le cadre juridique envisagé par la Commission, en conclusion, met en place une réglementation qui détermine le caractère des pratiques légitimes et en même temps empêche restrictions commerciales injustifiées à travers une intervention bâtie sur l'évaluation des situations concrètes. Conformément à l'accord le mieux légiféré, accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le président du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne, la Commission a effectué une analyse d'impact des différentes options qui a conduit enfin à la choix d'un instrument législatif horizontal suivant une approche proportionnée fondée sur les risques. Outre des codes de conduite pour les systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas à haut risque, c'est-à-dire un cadre réglementaire pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque uniquement, la possibilité étant donnée à tous les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas à haut risque de suivre un code de conduite. Donc, un système d'obligation qui limite le risque élevé de violation des droits fondamentaux et de la sécurité des personnes et facilite les contrôles tenant compte des intérêts de petites et moyennes entreprises qui doivent se mettre en conformité à coût réduit et à côté et au dehors de la proposition de la Commission, des systèmes d'introduction volontaire d'un code de conduite. En outre, une réglementation qui doit avoir application sans préjudice de plusieurs disciplines en matière de protection des données, des consommateurs, de non-discrimination, d'égalité entre les femmes et les hommes, de sécurité de produits, par exemple le règlement général sur la protection des données, la directive en matière de protection des données dans les domaines répressifs, la proposition relative aux machines et équipements, la directive sur l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle et beaucoup d'autres. Donc, il y a une discipline qui complète ces actes avec un ensemble de règles harmonisées concernant avant tout les systèmes à haut risque et certaines utilisations de systèmes d'identification biométrique
à distance. Pour établir le champ d'application du règlement, il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par système d'intelligence artificielle au sein de cette législation, c'est-à-dire un logiciel qui est développé au moyen d'une ou plusieurs des techniques et approches énumérées à l'annexe 1, en synthèse, je réfère, approche d'apprentissage automatique fondée sur la logique et les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation intuitive, les bases de connaissances, les moteurs d'inférence, de déduction, le raisonnement symbolique et les systèmes experts, approche statistique, et qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. C'est l'article 3 contenant les définitions. Or, avant d'établir qu'est-ce qu'on entend par système à haut risque, présenter la partie la plus articulée de la proposition, il faut mentionner que le titre 2, composé par le seul article 7, prévoit que sont interdites complètement la mise sur le marché et en service et l'utilisation des systèmes qui ont recours à des techniques subliminales au-dessous du seuil de conscience d'une personne pour altérer son comportement, des systèmes qui exploitent les vulnérabilités dues à l'âge ou au handicap d'un groupe de personnes et qui, dans les deux cas, peuvent causer des dommages physiques ou psychologiques. Des systèmes, par exemple, utilisés par les pouvoirs publics ou par leur compte, destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité de personnes physiques en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou de personnalités connues ou prédites. Si ça produit le traitement préjudiciable ou défavorable de personnes ou groupes dans des contextes dissociés du contexte dans lequel les données ont été générées ou collectées, et si ce traitement est injustifié ou disproportionné par rapport au comportement. Des systèmes d'identification biométrique en temps réel dans des espaces publics à des fins répressives, sauf s'il soit strictement nécessaire dans les cas d'enquête criminelle, de prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité, ou de prévention d'une attaque terroriste, de détection, localisation, identification ou poursuite à l'encontre de l'auteur ou du suspect d'une infraction pénale visée à l'article 2 de la décision cadre 684-2002 du Conseil, punissable d'une certaine peine ou mesure de sûreté dans l'État membre. La disposition prévoit en outre que chaque utilisation à des fins répressives d'un système d'identification biométrique est subordonnée à une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou administrative indépendante, délivrée sur demande motivée. Venons maintenant au système à haut risque discipliné par le titre 3, c'est-à-dire au système mis sur le marché ou en service lorsque le système soit destiné à être utilisé comme composant de sécurité d'un produit couvert par les actes législatifs d'harmonisation ou constitue eux-mêmes un tel produit, et le produit dont le composant de sécurité est le système d'intelligence artificielle, ou le système lui-même en tant que produit, et est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de la mise sur le marché ou en service conformément aux actes législatifs de l'Union. Outre les systèmes spécifiquement visés à l'annexe 3, à savoir systèmes dans ce domaine, identification biométrique et catégorisation des personnes à distance en temps réel et a posteriori, gestion et exploitation des infrastructures critiques comme le trafic routier, la fourniture d'eau, le gaz, éducation et formation professionnelle, l'emploi, la gestion de la main-d'œuvre, accès à l'emploi indépendant, l'accès aux droits et aux services privés essentiels, aux services publics, aux prestations sociales, autorité répressive, par exemple, système destiné à l'évaluation de la probabilité qu'une personne commette une infraction ou récidive, à l'analyse de l'état émotionnel d'une personne physique, à atteindre un niveau approprié d'exactitude, robustesse et cybersécurité qui se prolonge tout au long du cycle de vie du système. À ces exigences correspondent des obligations précises des fournisseurs, c'est-à-dire
Les personnes physiques ou morales, les autorités publiques, les agences ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système en vue de le mettre sur le marché ou de le mettre en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit. Je cite la définition qui est dans l'article 3, qui doit en outre mettre en place un système de gestion de la qualité qui assure en particulier le respect du règlement et notamment de la procédure d'évaluation de la conformité, qui sont obligatoires même pendant la commercialisation pour les modifications substantielles, et de la position du marquage CE et des procédures de gestion des modifications non substantielles, et établissent les procédures de gestion des données, collecte, analyse, étiquetage, stockage, filtration, exploration, agrégation et conservation des données, préparer la documentation technique et garantir un système de surveillance avant commercialisation et après commercialisation, tenant compte qu'au paragraphe 79 des considérants, la Commission a souligné que, afin de garantir le respect des exigences et des obligations annoncées et dans le cadre d'harmonisation juridique, le système de surveillance du marché et de mise en conformité des produits établi par le règlement 1020 du 2019 devrait s'appliquer dans sa intégralité. La proposition prévoit aussi des obligations concurrentes pour les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs, qui sont en plus considérés comme des fournisseurs au sein du règlement lorsqu'ils mettent sur le marché ou en service un système sous son propre nom ou sa propre marque, la destination des systèmes ou y apporte une modification substantielle. Enfin, l'article 29 établit des obligations d'utilisation conformes aux notices de contrôle sur le fonctionnement et sur les données d'entrée détenues des journaux générés automatiquement, ce sont des logs, par les systèmes à haut risque à la charge des utilisateurs, dans un cadre réglementaire de coopération à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union. Par exemple, la conduite des participants dans le cadre des bacs à sable réglementaires finalisés à la promotion de l'innovation au terme de la législation et dans la perspective d'accélérer l'accès au marché des petites et moyennes entreprises et des jeunes entreprises start-up devrait être prise en considération lorsque les autorités compétentes décident d'infliger ou non une amende administrative au titre de l'article 83 du règlement 679 du 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de l'article 57 de la directive 680 du 2016. Relativa alla protezione delle persone e di trattamento delle donne, ma a difendere prevenzione e di detezione delle infrazioni penali. L'efficacia di questo cadre regolamentare è confiata alla creazione di ogni Stato membro, d'autorità notificante indipendente, stabilita, organizzata e gestita in maniera da evitare tutto conflitto di interesse con i organismi di valutazione della conformità. Auquel les organismes d'évaluation soumettent une demande et qui suivent une procédure de notification. D'organismes d'évaluation compris dans une liste publiée par la Commission, indépendant des fournisseurs et de tout autre opérateur, ayant un intérêt économique dans le système d'intelligence artificielle à haut risque, qui fait l'objet de l'évaluation, ainsi que de tout concurrent du fournisseur, et qui sont organisés et fonctionnent de façon à garantir l'indépendance, l'objectivité, l'impartialité de l'activité selon procédure documentée et sont assujettis à procédure de contestation de la conformité avec les exigences prévues par la loi et une procédure de recours que les États membres doivent rendre disponible. Le règlement prévoit encore des obligations d'information aux autorités notifiantes à la charge des organismes d'évaluation. En outre, le règlement est traduit établit une structure organisée de gouvernance constituée par le Comité européen de l'intelligence artificielle, composé des autorités de contrôle national et du contrôleur européen de la protection des données, ayant tâche consultative et d'assistance de la Commission avec finalité de promotion de la coopération des autorités, coordonnement et analyse des questions émergentes, des autorités nationales compétentes indépendantes, ayant tâche de surveillance sur l'application du règlement
et parmi ces autorités, une autorité de contrôle national désignée par chaque État membre. La Commission encore crée et tient à jour une base de données de l'Union publique et contenant les informations relatives au système à haut risque, dont elle est la responsable du traitement. Le règlement contient des dispositions en matière de surveillance du marché, accès aux données et à la documentation par les autorités de surveillance, procédures applicables au système qui présente un risque au niveau national, procédures de sauvegarde de l'Union. On se réfère à l'hypothèse dans laquelle un État membre soulève des objections à l'encontre d'une mesure prise par un autre État membre où la Commission estime que cette mesure soit contraire au droit de l'Union. Procédure à suivre en condition de non-conformité formelle et dans l'hypothèse de système conforme qui comporte néanmoins un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour le respect des obligations prévues par le droit de l'Union ou national afin de protéger les droits fondamentaux ou l'intérêt public, confidentialité, infraction et sanctions, amende administrative. On ne peut pas négliger enfin l'article 69 selon lequel il faut promouvoir l'adoption de codes de conduite par les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas à haut risque. Le paragraphe 81 des considérants se réfère à ce propos à l'application sur une base volontaire des exigences obligatoires prévues par le règlement et à côté d'exigences supplémentaires finalisées à favoriser la durabilité environnementale, l'accessibilité pour les personnes handicapées, la participation des parties intéressées à la conception et au développement des systèmes d'intelligence artificielle et à la diversité des équipes de développement, sans préjudice en tout cas de la sûreté des produits au terme de la directive 95 de 2001 relative à la sécurité générale des produits. Cette discipline, qui renvoie selon aucun auteur à la soft law, se pose dans une ligne de continuité avec les dispositions du règlement général sur la protection des données, le règlement déjà cité 679 de 2016, qui établit que les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la commission encouragent l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement, compte tenu de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises, et que les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent élaborer des codes de conduite, les modifier ou les proroger afin de préciser les modalités d'application du règlement. On peut apprécier encore plus cette ligne de continuité en référence à la réglementation concernant le responsable du traitement des données, article 24 du même règlement, qui au même titre que l'article 17 du règlement sur l'intelligence artificielle, prévoit à propos du système de gestion de la qualité la mise en place sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites, de mesures d'organisation et techniques qui assurent le respect du règlement et dans le même temps permettent de le démontrer aux autorités nationales européennes compétentes au terme de la législation et on peut l'estimer à l'autorité judiciaire. En plus, l'article 24 du règlement en matière de données prévoit que l'application d'un code de conduite approuvé peut servir d'élément pour démontrer le respect des obligations incombant aux responsables du traitement. Ces dispositions introduisent dans la matière de l'intelligence artificielle le principe d'accountability, qui trouve sa première discipline en matière de données personnelles, dans les articles 24 qu'on a vu et 34 du règlement, et on le peut dire qui est lié à tout le domaine de la collecte, de l'enregistrement et de la destination à utilisation particulière des données relatives aux tiers. Comme on le voit, d'après ces dispositions, ce principe s'appuie sur des éléments caractéristiques, c'est-à-dire l'adoption de procédures analogues aux procédures légitimes, la transparence des informations organisatives et techniques et des décisions, l'autonomie des choix relatifs au traitement et, dans le même temps, l'obligation par le responsable de rendre compte de ses choix et de démontrer qu'elle soit appropriée pour assurer la mise en balance des différents intérêts légitimes en jeu. En outre, ces dispositions évoquent le principe de responsabilité d'organisation de l'entreprise ou de responsabilité sociale de l'entreprise,
compte rencontrées dans plusieurs cadres disciplinaires de l'Union et décrit de manière significative par la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen du 22 mars 2006. Je cite, la responsabilité sociale des entreprises est un concept qui désigne l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Les entreprises ont un comportement socialement responsable lorsqu'elles vont au-delà des exigences légales minimales et des obligations imposées par les conventions collectives pour répondre à des besoins sociétaux. Mais à ce propos, on ne peut pas s'attendre davantage. Vous remercie. Juge Giulia Scano pour avoir prononcé la rédaction en français parce qu'effectivement nous sommes dans un réseau international et ça a permis aussi à les collègues par exemple de Luxembourg et de la France et d'Espagne de comprendre bien la rédaction. C'était une rédaction très approfondie et je crois digne d'avoir une publication. Merci. Grazie alla dottoressa Stano. Beh, forse ci ha confermato che non stiamo parlando del futuro, ma l'intelligenza artificiale applicata alla giustizia e il presente. Poi sulle modalità di applicazione, sull'uso, allora possiamo continuare a studiare e ad analizzare, perché se già a livello europeo stiamo parlando di regolamento, stiamo parlando di autorità per armonizzare e sorvegliare, beh, forse qualche domanda ce la dobbiamo fare. Sarà una giustizia robotica? A questo punto, per conoscere lo stato dell'arte, io chiamerei il dottor Luca Caputo, giudice del Tribunale di Trani, il quale ci relazionerà proprio sull'intelligenza artificiale applicata alla giustizia, strumento dell'uomo o suo sostituto. E il dottor Caputo è magistrato, come detto poc'anzi, presso il Tribunale di Trani, è autore di numerosi articoli e non da sentenze su riviste giuridiche, ma è anche, ho scoperto, scrittore ed autore di romanzi e di libri non giuridici. Prego, dottore. Ringrazio per la presentazione, diciamo forse un po' eccessivo questo tentativo di scrittore, diciamo che c'è una voglia di variare un po' e di uscire dall'ambito. Ringrazio Scusate. Okay. Allora, ringrazio l'Unione degli Avvocati Europei per avermi invitato, l'Ordine degli Avvocati di Bari e l'Università Aldo Moro che ci ospita. E per me è difficile parlare, diciamo, dopo una serie di relazioni veramente brillanti, esaustive, sia del Presidente Ancona, della collega Stano, del Professor Viola, del presidente Canzio, del collega Sabato, che si sono veramente hanno sviscerato con chiarezza i temi. Quindi, diciamo, proverò a dare un taglio un pochino diverso a quella che è la tematica, e anche, diciamo, mi rendo anche conto che si è già detto tanto, e quindi per tenere in qualche modo alta la vostra attenzione, ho pensato di iniziare da, diciamo, con qualche filmato. Un attimo soltanto. Allora, il titolo della relazione è Intelligenza artificiale applicata alla giustizia, strumento dell'uomo o suo sostituto. La strutturiamo, insomma, come se fosse appunto un racconto, proprio richiamando quel riferimento alla scrittura che faceva la bravissima
avvocata che mi ha introdotto. Il primo capitolo è aspettative contro realtà. Spesso chiaramente c'è uno scontro tra aspettative e realtà. Io sono dell'idea che per capire il nostro presente dobbiamo guardare i film di fantascienza del passato. E quindi per questo motivo partiamo proprio dalla visione di una parte di un film. Voi l'avranno visto, Minority Report di Steven Spielberg, è un film del 2002 tratto a sua volta da un racconto di Philip K. Dick, uno dei più grandi scrittori di fantascienza di tutti i tempi. E quando sento parlare di giustizia predittiva penso sempre a questo film, perché si ipotizza appunto un futuro lontano, ancora lontano, in cui la giustizia predittiva arrivi al punto tale da prevedere in anticipo quelli che saranno i crimini, e quindi attraverso un meccanismo chiaramente in questo caso di finzione, di fantascienza, questi soggetti pseudosensitivi che prevedono gli omicidi. Però è interessante partire da qui, perché mi colpiva poi nel rivedere, nello scegliere questo filmato, mi colpiva in particolare il ruolo del giudice, cioè il giudice diventa nell'inizio di questo film semplicemente una sorta di testimone del processo di previsione, di preveggenza dell'omicidio che viene fatto, quindi ridotto a un ruolo marginale.
E quindi con tutte le implicazioni poi etiche, che appunto torna alla parola etica, il film poi prende un binario che è quello soprattutto di un film di intrattenimento, però ci pone comunque di fronte a questi problemi etici, qui in particolare rappresentati dal fatto che è possibile punire un omicidio che non è stato commesso, anche se abbiamo la certezza che sarà commesso. Dicevo che il primo punto che affrontiamo è proprio il confronto fra aspettative e realtà. Come sappiamo molto bene, per le nostre esperienze personali, non sempre le aspettative corrispondono alla realtà. Quindi se il film che abbiamo visto prima, questo filmato che abbiamo che vi ho mostrato, ci ha fatto vedere quella che può essere la diciamo una possibile soluzione, cioè la valorizzazione di una giustizia predittiva, il prossimo filmato invece ci fa vedere qualcosa che è già una realtà. E appunto uno degli aspetti su cui già si sono soffermati i precedenti relatori, cioè quello del rischio che l'algoritmo possa essere formato in maniera pregiudizievole. Cioè, di questo documentario che si chiama Coded Bias, che vi invito a vedere, lo trovate facilmente su Netflix, perché mostra proprio quello che si è detto prima, cioè l'algoritmo che cos'è? Non è altro che, detto nella maniera più semplice possibile, un sistema di acquisizione ed di accumulazione di una serie di dati e elaborazione di una serie di dati. Quindi chiaramente quella che è l'attività dell'algoritmo è strettamente influenzata dai dati che forniamo. E questo documentario è illuminante proprio perché fa vedere, e in questo caso non è più un film di fantascienza, ma è un documentario che quindi mette in mostra alcune situazioni reali e fa vedere come nella realtà questi algoritmi siano spesso formati male, nel senso che nel caso specifico del documentario ci si sofferma in particolare sul fatto che
proprio l'acquisizione, come si è visto nel filmato, di una serie di volti di uomini bianchi rendeva difficile l'identificazione di un volto invece di una persona di un diverso colore della pelle. E quindi da qui il contrasto tra aspettative e realtà. Quindi un primo elemento di pericolo nell'uso dell'algoritmo. È anche vero però che non dobbiamo passare a un eccesso opposto, cioè non dobbiamo pensare che ragionare poi, avere noi un pregiudizio verso l'algoritmo. Però ci dobbiamo chiedere, ma è un pregiudizio il nostro verso l'algoritmo o un giudizio? E nel mio caso mi permetto di dire che è un giudizio, perché in realtà la giustizia italiana e gli algoritmi hanno già incrociato le loro strade. È successo nel 2016, quando il Ministero dell'Istruzione ha deciso di avvalersi per le procedure di trasferimento dei docenti proprio di un algoritmo. Il risultato, in maniera molto schietta, ve lo posso dire, è stato un disastro. Perché è stato un disastro? Perché ci sono stati una serie di trasferimenti di docenti che non hanno assolutamente tenuto conto né delle preferenze né di quelle che erano i posti disponibili e presso i quali potevano essere trasferiti. Su questo caso si è pronunciato proprio il Tribunale di Trani, la sezione lavoro di cui faccio parte, con la sentenza 609 del 2021, del 12 aprile del 2021. Il caso riguardava proprio una docente che aveva presentato domanda per partecipare alla fase C delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016-2017, in base alla quale era prevista la possibilità di trasferimenti all'interno del territorio nazionale. La docente residente in questa regione era poi trasferita in Piemonte, precisamente in provincia di Cuneo. Da un punto di vista processuale la situazione era semplificata dal fatto che poi prima della decisione c'era stata comunque un'assegnazione provvisoria della docente all'interno della regione di preferenza, e quindi questo aveva portato a diciamo sgonfiare da un punto di vista della rilevanza della decisione presa, che però era una decisione comunque necessaria ai fini della regolamentazione delle spese di vita per il principio della soccombenza virtuale. Nel decidere questa vicenda, il Tribunale di Trani non ha fatto altro che applicare in realtà una serie di principi che sono stati affermati in tre importanti decisioni del Consiglio di Stato, il numero 8472, 8473 e 8474 del 2019, in cui il giudice amministrativo era stato chiamato proprio a pronunciarsi sulla legittimità di queste procedure di trasferimento a seguito di ricorso presentato dal Ministero dell'Istruzione, che aveva impugnato delle decisioni sfavorevoli del TAR, sulla legittimità delle procedure di trasferimento dei docenti nella parte in cui si era scelto di delegare proprio a un algoritmo la scelta sui trasferimenti. Si contestavano quindi gli esiti della procedura nazionale, perché svolta sulla base di un algoritmo non conosciuto e che non ha correttamente funzionato, e che in sostanza ha disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze espresse, pur in presenza di posti disponibili, come vi dicevo. La motivazione della decisione del Consiglio di Stato, anche questa di, secondo me, di grande interesse, perché riassume anche un po' tutti i temi che abbiamo toccato in questo incontro, si parte dal presupposto che di assoluto non sfavore, non ostilità verso l'algoritmo, anzi l'algoritmo può essere il sistema più giusto per elaborare una serie di dati che richiedono di solito magari un'attività di elaborazione dell'uomo che può essere molto più lunga, molto più lenta, e quindi da questo punto di vista la decisione del Consiglio di Stato parte proprio da questa premessa, cioè che l'algoritmo non è necessariamente un qualcosa di negativo. Si afferma infatti l'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico, particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzati, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze caratterizzate dall'acquisizione di dati certi e oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. In quest'ottica, quindi, l'uso dell'algoritmo può risultare anche rispondente ai principi di efficienza e economicità dell'azione amministrativa. Il problema in questo caso è che non si erano rispettati alcuni principi che sono poi in gran parte sovrapponibili con quelli di derivazione sovranazionale, ai quali si faceva riferimento sia nella relazione del Presidente Canzo, sia nella relazione del Professor Viola,
di necessità di assicurare la piena conoscibilità al monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati, quindi la necessità di un principio, di rispettare un principio di trasparenza, l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, che deve poter svolgere la necessaria verifica sulla logicità, sulla legittimità della scelta. E quindi sono tre principi fondamentali che possono essere assunti come principio di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica, che era proprio il punto nevralgico che poi è criticato dalla decisione del Consiglio di Stato, perché in questo caso il Ministero aveva scelto tout court di affidarsi all'algoritmo senza rendere conoscibili i meccanismi in base ai quali questo algoritmo doveva operare, e senza soprattutto avere un'autonomia sulla decisione dell'algoritmo, quindi una visione quasi fideistica, cioè ci si è affidati all'algoritmo perché l'algoritmo avrebbe risolto il problema dei trasferimenti dei docenti. Così non è stato. E poi il principio di non discriminazione algoritmica, che torna, è proprio quello a cui facevo riferimento mostrando quel passaggio di quel documentario, cioè stare a evitare che l'algoritmo produca delle discriminazioni, anche perché, come abbiamo detto, semplificando, l'algoritmo non è altro che un accumulo di dati che in definitiva forniamo sempre noi esseri umani. Quindi se i dati che vengono forniti a monte sono sbagliati, e lo diceva benissimo, meglio di me, prima il presidente Ancona, chiaramente più questi dati sono parziali, meno sarà sicura la decisione dell'algoritmo. E quindi sulla base di questa premessa il Tribunale di Trani ha poi dichiarato, ai fini della regolamentazione delle spese, l'illegittimità di questa procedura, proprio perché derivava non dalla scelta in sé di ricorrere all'algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l'amministrazione non si è preoccupata di prevedere né di dimostrare che sul piano tecnico il ricorso alla procedura informatizzata garantisse la legalità della procedura, nel senso di assicurare che i trasferimenti avvenissero poi sulla base di criteri legittimi e comprensibili. Ed era stato poi gioco facile dei docenti, nel momento in cui hanno presentato ricorso e hanno visto che in effetti c'erano ancora posti disponibili all'interno della regione, mettere in discussione questo sistema messo in piedi. Vado quindi a chiudere con due notazioni. Uno sguardo a quale può essere il possibile futuro, tra paura e speranza. Una nota di paura, secondo me, ci deve essere. Ho visto che diamo tutti per scontato che non sarà possibile ipotizzare la sostituzione delle macchine all'uomo nel giudicare. Io su questo ho qualche dubbio. Una recente ricerca dell'Università di Segovia ha affermato che il 51% degli europei preferirebbe gli algoritmi ai politici. C'è qui il sottosegretario alla giustizia, insomma. È in buona compagnia, perché penso che se si facesse una ricerca del genere sulla categoria dei magistrati, probabilmente, insomma, ce la giocheremmo, sarebbe un testa a testa, visto, insomma, qual è la considerazione in questa fase storica, anche per colpe della magistratura, della categoria. E quindi il rischio, secondo me, che non nel brevissimo, ma nel lungo termine possiamo essere sostituiti dalle macchine, cioè. Al tempo stesso, però, una piccola nota di speranza. Un'altrettanto recente ricerca effettuata all'Università di Stanford, California, ha portato alla creazione di Artemis. Che cos'è Artemis? È un algoritmo particolarmente sviluppato che arriva a comprendere le emozioni che le opere d'arte provocano negli spettatori. La ricerca, in effetti, è stata condotta facendo immagazzinare a questi algoritmi una serie di dati, proprio di immagini relative a opere d'arte. Sviluppando quindi un algoritmo che va a classificare in 8 categorie emotive e generare un testo dopo aver illustrato brevemente l'immagine, e anche a decifrare, si arriva addirittura con l'algoritmo a decifrare le emozioni rappresentate dai personaggi di un dipinto specifico. E così, tramite queste analogie visive, Artemis riesce a fare dei paragoni tra persone, tra oggetti rappresentati o animali rappresentati all'interno di un quadro, e anche a descrivere gli occhi di un ritratto come tristi, solitari e molto espressivi. Si tratta di una capacità quindi che va ben oltre gli algoritmi addestrati sui classici set di dati. E allora, quindi, in chiusura, quello che possiamo, l'auspicio può essere che, se proprio in prospettiva dobbiamo essere sostituiti dalle macchine,
almeno speriamo che queste macchine siano educate all'arte, alla bellezza, che in fondo è una delle cose che ci rende umani. Grazie. Un altro intervento di alta qualità e a dimostrazione della grande qualità che di questo convegno che l'avvocatessa Marzocca è riuscita ad allestire qui nell'Aula Magna di Bari, abbiamo ora un intervento di altissimo livello politico, nel senso che è presente l'onorevole Francesco Paolo Sisto, sottosegretario allo Stato, Segretario di Stato alla Giustizia dell'attuale Governo Draghi. Ovviamente il dottor, l'avvocato Sisto ha una grandissima esperienza perché innanzitutto è un avvocato, poi un docente universitario e indubbiamente grandissima è la sua esperienza politica, essendo stato nominato in Parlamento già nel 2008, dove ha fatto parte della Commissione Giustizia, poi rinnovato nel 2013, dove è stato Presidente della Commissione Affari Costituzionali e attualmente ancora appunto con importanti funzioni nel governo Draghi. Si dice che sia un garantista e in effetti, e tra il resto, è noto alle cronache anche per aver difeso importanti politici in processi di grande richiamo mediatico. Senz'altro, visto la sua funzione attuale, è il personaggio giusto che ci può spiegare l'evoluzione e quindi le prospettive legislative che ha visto, onorevole, sono state richieste più volte in questo convegno sulla giustizia predittiva. Prego, onorevole. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per prestigioso invito, una meravigliosa luce, assolutamente illumina, ecco, magari, bravo, grazie. E ringrazio l'avvocatessa Marzocca per aver, diciamo, caldeggiato questo importante incontro che sostanzialmente, come tutti i fenomeni di eterogenesi dei fini, parte dalla intelligenza artificiale, dagli algoritmi, ma sostanzialmente ci porta ad una riflessione di carattere normativo, che cerca di farci capire oggi qual è lo stato della giustizia e qual è la riflessione che può essere utile per comprenderne i contenuti più intimi, un po' anche per differenza, o anche per capacità di cambiare quadrante rispetto alle riflessioni usuali. Dico subito che la poliedricità degli intervenuti e dei temi mi porta ad una sorta di reductio ad unum, cioè sulla necessità di gettare un pochino sul titolo di questo incontro. I titoli non sono mai casuali, io sono sempre convinto che nei titoli degli incontri si cela poi, un po' come nelle norme e nella tipicità del linguaggio, sono notoriamente innamorato del diritto penale, quindi mi perdonerete se il clinamen sarà verso questo tipo di cultura. Nelle norme c'è sostanzialmente il cuore poi di quello che noi vogliamo, e nei titoli dei convegni c'è sostanzialmente, magari senza farlo apposta, c'è il cuore di quello che noi vogliamo dire. Allora il titolo di questo convegno è Intelligenza artificiale, algoritmi e giustizia. La prima cosa che mi sono chiesto: perché la giustizia in fondo? No, cioè intelligenza artificiale, algoritmi e giustizia, come se la giustizia fosse in qualche modo una sorta di conseguenza naturale degli strumenti e non invece il fine principale. E io credo che da questo punto di vista la giustizia va messa assolutamente per prima. Attenzione a non scambiare lo strumento come un fine. Questo è il fascino degli strumenti, delle tecnologie, è questo. Anche noi siamo incollati a questi dannati aggeggi che ci perseguitano quotidianamente. Io ho visto ore e ore, quindi c'è la possibilità di vedere quanto tempo noi passiamo attaccati
a queste, a questi strumenti. La nostra vita è molto cambiata, è molto cambiata. E quello che prima era, come posso dire, un diversivo diventa, direi, non la normalità, l'assoluta normalità. Quindi gli strumenti corrono davvero il rischio di non essere più un veicolo di contenuti, ma sostanzialmente il vero contenuto di quello. Questo è un rischio pesantissimo che noi dobbiamo esorcizzare con quella capacità, diceva prima il Presidente Ancona, io condivido in pieno le sue preoccupazioni, di umanizzare gli strumenti, cioè di non dimenticare che Homo Sum, Nihil, eccetera, eccetera. Questo è un dato che io vedo come sempre primario e voglio anticipare prima di chiedermi se, come si dice acutamente nel titolo, anche qui, neanche tanto subliminalmente, ma direi con quel dolo eventuale, fatemi passare questa trascinazione delle mie categorie indifferenti rispetto all'evento più grave, rispetto a quello che si vuole realizzare, e si dice quale futuro per la tutela dei diritti. Ecco, siamo proprio sicuri che le tecniche futuribili e futuristiche siano per il diritto necessariamente il futuro, o non debbano essere semplicemente uno strumento di accompagnamento alla riflessione giuridica futura. C'è un modo per rendere quella riflessione che deve appartenere alla variegatura. Guardate, ognuno parla delle sue esperienze. Io sono diventato miope leggendo il repertorio del Foro Italiano. Lo nego, confesso, la mia miopia nasce lì. Aspettavo con ansia quel librone, Michele se lo ricordo, quel librone grigio che arrivava una volta all'anno, dove c'erano tutte le sentenze, e lui con quella curiosità che quando sei soprattutto più giovane hai, andavamo a leggerci tutte quante le sentenze per cercare la sentenza di cui avevi bisogno, e eri costretto a leggerle tutte. E questo era un modo alluvionale di formare il giurista. Cioè il giurista si formava leggendo tutto quello che c'era da leggere, non andando come oggi a botta sicura, andandosi a prendere la sentenza del 2021, la numero XY, scritta da eccetera eccetera, ma avevi la possibilità, guardate, voglio essere chiaro, non sono vintage, sto parlando semplicemente di un diverso modo di apprendere e della necessità di fare degli strumenti un ausilio e non un modo per denaturare la necessità della formazione giuridica del giurista secondo parametri di autonomia e di autoesperienzialità. E allora il giurista si forma ovviamente, e spostiamoci un attimo sul giurista anziché sulla giustizia. Come si forma il giurista? Il giurista si forma con una capacità di mediare tra la norma e il fenomeno. Quello è il punto. Cioè il nostro scopo è quello di essere, è la prima conversazione che io riservo ai miei ingegneri all'università, cioè la mancanza assoluta di differenza fra, diciamo così, umanesimo e scienza sotto il profilo di una creatività assolutamente rigorosa. Come il musicista è costretto a rispettare nel rigo i tre quarti, quindi deve rimanere in quei tre quarti, e se ci mette una biscroma in più salta completamente. Così il giurista rispetta le regole e non c'è niente di più creativo della musica. Così il giurista ha delle norme, ma è creativo nel rispetto di quelle regole. Noi questo senso di creatività non lo possiamo perdere, amici miei. Non lo possiamo e non lo dobbiamo perdere. È quello che fa la differenza. Il diritto vivente di matrice costituzionale, che cos'è sostanzialmente? È la macerazione, una sorta di, diceva James Bond del Martini, agitato e non shakerato, no? Cioè, nel senso, dobbiamo stare attenti, sono ingredienti che vanno gestiti con grande attenzione, e la capacità di, come posso dire, prendere il fenomeno e trasformarlo all'interno della norma in qualche cosa che vive. Ora io mi chiedo e vi chiedo, a questo noi, anzi lo dico senza vi chiedo, non possiamo rinunciare, a questo non dobbiamo rinunciare, perché se una sentenza scritta, ti assumo come interlocutore, Michele, non ti dispiace, da Michele Ancona, è una sentenza diversa sullo stesso tema scritta da un altro, è un'altra roba, perché magari c'è più sensibilità, perché magari quello stesso fatto, che può essere assolutamente identico, richiede quella mediazione che soltanto l'individuo può dare. Ma questo non vuol dire rinunciare agli strumenti e alle tecnologie, vuol dire utilizzarle con una finalizzazione predeterminata a non turbare l'essenzialità del rapporto del giurista con la norma, col fatto, con l'umanità, con le persone, con tutto quello che deriva dalla nozione di diritto, che qualcuno dice,
caso, nell'ambito della lettura filosofica, e ragione e legge, conformità di un comportamento ad una norma che bisogna verificare essere giusta. Vedete quante verifiche all'interno anche di un rapporto uno versus one, cioè una giurista sostanzialmente, nonostante adesso l'ufficio del processo proponga un giudice finalmente in team, in squadra, questo è il cambiamento di mentalità. L'ufficio del processo, oggi sono svolte ieri le prove a Foggia, 8.500 nuovi innesti, ecco, magari questo forse può darci una giustizia migliore, no? Cioè un giudice che finalmente rimane solo di fronte alla sua decisione, ma ha una sorta di concorrenti necessari perché quella decisione possa essere più rapida, più efficiente, più vera, in qualche modo anche più giusta, perché una decisione più veloce, questo è lo scopo della riforma del processo penale civile, della crisi d'impresa, una scelta più veloce, una scelta più giusta. Il tempo non è soltanto procedimento e procedura, il tempo è sostanza. Se una decisione arriva, come certe volte, anche qui Michele Ancona è un grande esperto, in materia tributaria, arriva dopo 7-8 anni in Cassazione, ma di che stiamo parlando? È un diritto negato. Allora capite bene che tutto questo rientra in un sistema di garanzie, 3, 24, 25, 27, 111, non sono numeri lanciati per caso, ma la ripresa dei temi costituzionali, non va mai dimenticato l'articolo 6 della Convenzione europea, e non dimenticate che l'Europa, nelle due direttive fondamentali in cui ci si occupa di intelligenza artificiale e di giustizia predittiva, lo dice con molta chiarezza: attenzione, i principi fondamentali vanno rispettati, che nessuno si sogni di scrivere con la macchina quello che riguarda le persone. Questo è scritto a chiare lettere, quindi su questo non è che possiamo poi scegliere le fonti e andarci a prendere quelle che in qualche modo sono più vicine a quelle che ci sono le nostre idee. Allora io credo che il futuro debba essere un futuro che parte dai principi fondanti, dai principi costituzionali. Credo che la creatività rigorosa del giurista vada rispettata e non possa essere travolta. Credo che c'è un libro che tutti quanti abbiamo letto, quello di Amartya Sen, The Idea of Justice, un saggio secondo me straordinario, che in qualche modo traccia un'idea di giustizia diversa, una giustizia che non è più soltanto trascendentale, ma una giustizia comparativa, cioè fatta di soluzioni pratiche, di soluzioni, come posso dire, economiche, in un certo senso. Non più una giustizia di ideali, ma una giustizia di contenuti. Allora, se una giustizia è di contenuti, non è di ideali, non c'è più un modello precostituito, ma dobbiamo tendere al problem solving, anche l'esame di avvocato adesso è impostato sul problem solving, questa è la capacità, ognuno di noi deve risolvere dei problemi. Io credo che la soluzione dei problemi, per essere effettiva, non possa perdere il carattere della umanizzazione. La carta etica del 2018, perché la sfida va sempre raccolta su tutti i fronti, d'altronde un buon avvocato non può far finta di non, no? Dico bene, non può far finta di non vedere tutto quello che si presenta sulla platea di quello che deve esaminare. Beh, innanzitutto va detto che, per esempio, il processo penale è tenuto a distanza da tutti questi fenomeni. Guardate, non è secondario, perché aver compreso che il processo penale, con le sue complicanze codificate e non, con la sua umanità più presente, pensate semplicemente all'elemento psicologico, alla graduazione della sanzione che va commisurata con il regolo lesbio di Aristotele al singolo, soprattutto adesso con la riforma cartacea, dove noi abbiamo individuato delle nuove sanzioni, simili a quelle alternative, che consentono non più il binomio libertà-carcere, ma una serie di altre sanzioni che umanizzano, che rieducano effettivamente il soggetto. Anche qui una rivoluzione copernicana apparente, perché si tratta soltanto di riprendere i temi costituzionali del capoverso dell'articolo 27, che se il penale è tenuto fuori, io dico, ma tutto il civile può essere incluso, può essere escluso da questo ragionamento? Pensate, è scritto anche nelle direttive, al diritto di famiglia, al diritto delle persone, a tutto quello che sullo status, su tutto quello che riguarda più direttamente i soggetti, perché poi la cosa più carina, chiuderò con questa qualche minuto con questa querela tra il TAR e il Consiglio di Stato, in ordine a questa diversità di vedute tra il TAR Lazio, che dice per carità fuori l'intelligenza artificiale, fuori gli algoritmi, e il Consiglio di Stato, che invece dice no, si possono utilizzare, ma vedremo lentamente, inesorabilmente, con molte cautele. Ecco, direi che qui sono più le cautele che le certezze.
sull'impiego dell'intelligenza artificiale, io dico che probabilmente il finale, se dovessimo tirare una linea e ipotizzare un carattere sulla parola fine, ammesso che ci sia, è un carattere tremolante, non è un carattere netto, cioè ci sono molte, molte perplessità. E in quei cinque principi del codice etico, anche qui io vedo una serie di scelte prudenziali, diritti fondamentali, la non discriminazione, la qualità e sicurezza, ma l'ultima è quella che mi ha più intrigato, controllo da parte dell'utilizzatore. Ecco, io vorrei capire sostanzialmente il controllo da parte dell'utilizzatore come possa essere svincolato dalla necessità di tornare alle origini di una sorta di priorità e di suitas delle scelte nell'ambito della giustizia. Lodevole gli esempi di Bari, Venezia, Brescia e quello che accade anche presso la Suprema Corte di Cassazione, su cui ovviamente non mi soffermerò. Si tratta di sforzi che tendono più a tesaurizzare i dati esperienziali che a mistificarli. Anche questo è un dato importante, non c'è un tentativo con i database, no? Uno strumento molto pericoloso. Qui non ci vuole certamente Archimede Pitagorico, mi riferisco ovviamente a quello di Topolino, ancora pensato a quello di non ci vuole certamente Archimede per capire che nei processi formativi dei database si c'erano delle insidie micidiali. Chi li compila? Non me ne vorranno i magistrati, ma è lo stesso problema della massimazione in Cassazione, no? Quali sentenze vengono massimate, come vengono massimate, chi le massima, qual è la predilezione culturale del soggetto che massima una sentenza scegliendo una frase anziché un'altra. Quella massima poi diventa, soprattutto in questo periodo, una sorta di pilastro, una sorta qualche volta di macigno all'interno delle sentenze. Ecco, se noi pensiamo al modo di massimare le sentenze, abbiamo una idea di come un database possa essere formato in modo, voglio dire, imperfetto, condizionante, evitando certe situazioni, esaltandone delle altre, con il risultato che poi, dovendosi uniformare a quel database, andando a cercare i dati in quel database, il risultato è fortissimamente condizionato. E se qualcuno ha visto il famoso film con Tom Hanks, The Circle, anche dolosamente condizionato. Cioè qualcuno, ovviamente soltanto nei film, condiziona dolosamente quel risultato sulla scorta dei criteri formativi del database. Ho seguito anche attentamente le riflessioni del professor Viola sul punto che ovviamente ci vuole sempre qualcuno che spinga in avanti per capire che magari bisogna fare qualche piccolo passo indietro. Cioè, è necessario, anzi è lodevole la necessità di credere in qualche cosa perché criticamente la coscienza possa essere capace di valutare se quella, diciamo così, valorosa spinta in avanti consenta di rivedere attentamente le altre posizioni. Pensiamo ad un attimo, e qui vi sfido ad una sorta di war game. Se io dovessi pensare ad una giustizia predittiva, non di prevedibilità, come diceva il presidente Alcuna, predittiva che possa essere condizionata dalle modalità di formazione dei dati. Cioè qui addirittura si potrebbe ipotizzare, ovviamente sempre un po' hegelianamente, una sorta di somma quasi involontaria delle volontà di tutti, la capacità di un sistema predittivo di impedire determinate decisioni. Cioè, quello che io ricordo sempre, ormai guardate, gli anni passano, quando gli anni passano comincio a ricordare le cose che ti sono successe. È una roba che io non posso, prima non mi ricordavo nulla, adesso comincio a ricordarmi le cose, vuol dire che gli anni passano. Io ricordo sempre il presidente Lofo, quando era pretore del lavoro, sentenza delle sezioni unite il giorno prima, il giorno dopo scrisse una sentenza meravigliosa che andava di contrario avviso. Oggi questo non è più possibile, per tante ragioni, per quella norma che... Ma voi immaginate se noi avessimo una giustizia predittiva, con le sezioni unite che sono diventate una sorta di, come posso dire, ipse dixit nell'ambito del nostro sistema, se è pensabile che qualcuno possa muoversi con questa, come posso dire, agilità, con questo smartismo culturale, da delle posizioni, diciamo, giuridiche che vengano da altri sistemi. Ecco, io sono innamorato del giudice che sa cambiare, sono innamorato del giudice che sa scegliere, del giudice che ha il coraggio di esprimere un suo pensiero. Non è la certezza del diritto, e qui mi rivolgo bonariamente al professor Viola, non è la standardizzazione delle decisioni. La certezza non è, non uguaglianza, ma come posso dire, palude, non è quella.
la certezza del diritto, la capacità di cambiare e di decidere, un giudice che sia in condizioni di esprimere il proprio sé attraverso una decisione ragionevole e controllabile. Questa è la certezza del diritto. Ma le sentenze tutte uguali sono orwelliane, non sono delle... Io almeno con tutto sono andato a scuola nessuno, scusatemi. Quindi ho questa idea, come proprio spirituale della giustizia, questa capacità dell'individuo di essere in qualche modo espressione di una grande volontà, che è quella proprio della onestà culturale nell'ambito del diritto. Allora io credo che, d'altronde, sorridendo ho detto, ma chi fa appello ad una sentenza di una macchina? Una macchina più grande? Una macchina più sensibile? Una macchina con più dati? Oppure l'appello deve essere restituito alla umanizzazione, dimostrando così che il primo grado ovviamente non è in condizioni di esprimere una giustizia vera? Ecco, quindi... E poi l'articolo 5 della 241, il responsabile del procedimento. Qualcuno dice che l'intelligenza artificiale può essere applicata ai procedimenti amministrativi schioccando le dita, ma il responsabile del procedimento nega profondamente la capacità e la possibilità di un'applicazione automatica di sistemi artificiali alla pubblica amministrazione. Allora, voglio chiudere, e veramente chiudo, con questa querelle che io ho trovato veramente simpatica, fra il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato, perché siamo di fronte a delle scelte completamente diverse, ma proprio antitetiche. Dice il TAR del Lazio, veramente alcune espressioni molto rapide, l'utilizzo dell'algoritmo fa venir meno l'attività amministrativa, devolvendola ad un meccanismo matematico ed informatico impersonale orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale garantistica istruttoria, qualcuno diceva sia un garantista, sì, ma laddove garantismo vuol dire rispettare i principi fondanti di matrice costituzionale, niente di più. Il garantismo non è un ipergarantismo, è semplicemente la conformità rigorosa a quelli che sono i principi fondanti, ormai non soltanto della Costituzione, ma anche della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Qualcuno ha detto una norma addirittura super costituzionale. Io su questo avrei sinceramente qualche perplessità, perché se fosse così si potrebbe addirittura dichiarare la incostituzionalità della convenzione. Non so, ho qualche perplessità. Orfano, stavo dicendo, ancora, secondo il TAR, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedimentali che gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10 della 241 hanno apprestato. In sintesi, i poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolto in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. Ce n'è tanto, le procedure informatiche, finanche ove prevengono al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendo ad avvio l'attività, eccetera, eccetera. Si parla addirittura, anche qui nella sentenza del TAR, di prospettiva orwelliana. Consiglio di Stato. Consiglio di Stato dice che nelle procedure seriali o standardizzate è possibile utilizzare questi strumenti con l'acquisizione di dati certi, oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. E io vi chiedo, dati certi, oggettivamente comprovabili e assenza di ogni apprezzamento discrezionale. Ecco, voglio dire, a questo punto forse non c'è neanche bisogno di una procedura così articolata e complessa se non c'è nessun apprezzamento discrezionale, anche se in una sentenza successiva, vado veramente alla chiusura, si fa riferimento alla possibilità anche di applicazione a determinati procedimenti di discrezionali. Il decalogo del Consiglio di Stato. Si tratta, la regola tecnica, una piena valenza giuridica e amministrativa, non può lasciare spazi applicativi discrezionali, ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili. Io su questo, scusatemi, ho delle perplessità. Cioè, la possibilità di non lasciare spazi applicativi discrezionali, di cui l'elaboratore elettronico è primo, ma prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili. L'horror vacui mi sembra che non appartiene a questo mondo. Io ricordo, c'era un decreto del 55, 547, a me caro perché... il 27 aprile 55 giorni che sono nato io, in tema di sicurezza del lavoro, che nasceva proprio sull'horror vacui, cioè anche i bulloni erano regolamentati. Può esistere uno strumento, diciamo, di intelligenza artificiale che regolamenti anche i bulloni? Io penso proprio di no, dal punto di vista proprio della possibilità che questo si
si possa realizzare. Ciò nonostante, affido poi a voi la ulteriore lettura con una chiusura prima della chiusa, come si suol dire. Ma l'algoritmo, la trasparenza dell'algoritmo, che è un passaggio non secondario, si dice deve essere la regola algoritma e soggetta alla piena cognizione del giudice amministrativo. Vi chiedo, e le parti? Cioè, qui non siamo di fronte ad uno strumento, ad una norma che puoi leggere e tu decidi se il giudice l'ha applicata bene o male. È una cripto norma che in qualche maniera le parti devono poter conoscere fin dalla fase formativa dell'algoritmo. Ma voi immaginate se è possibile un dato di questo? Cioè, io ho delle perplessità che nascono dal rispetto del contraddittorio, della parità dei soggetti di fronte al giudice, cioè da tutta una serie di principi che vengono messi in crisi da uno strumento. Ecco, io qui mi fermo e dico, e vi chiedo se è corretto che uno strumento possa mettere in crisi principi così fondanti. Il Ministero, e rispondo alla domanda, non è fermo di fronte a queste perplessità. Gli approfondimenti sono doverosi, io ovviamente esprimo una mia personale opinione che deriva da un dato, da oltre 40 anni di iscrizione all'albo, ma soprattutto da una passione per il diritto che in qualche maniera fin da piccolo diceva mia madre che io sono nato con la tomba, diceva lei. Io ho detto, mamma, tu puoi dirlo, io non c'ero, non mi sono visto. Questa passione, questa convinzione che il diritto di difesa debba essere in qualche modo costituzionalmente presente esattamente quanto tutti gli altri diritti fondamentali. Il Ministero però, ripeto, non è fermo, perché il Ministero approfondisce, il Ministero ha delle attività in corso, non sono delle attività di carattere normativo, lo dico subito, ma degli approfondimenti tecnici che in qualche maniera ci devono portare a valutare fino in fondo la capacità di taluni meccanismi di essere compatibili con i principi fondanti. Io parlerei proprio di compatibilità. Questa mi sembra la parola più corretta per chiudere questo intervento. Cerchiamo degli strumenti che facciano delle tecnologie un ausilio e non un sospetto di mortificazione di quella che è la struttura, lo chassis, il sistema, diceva Pietro Nuvoloni, del diritto. Allora, se questo è vero, e se io vi chiedo scusa perché non ho rispettato, ovviamente, come sempre succede, l'ordine di quello che si dice, ma qualche volta credo che la passione, qualche, diciamo così, un po' di clemenza da parte dell'uditorio la possa meritare. Grazie. Grazie onorevole per questa appassionante relazione che ha evidenziato le sue grandi doti di oratore e comunque abbiamo potuto anche capire esattamente come la pensa e quindi proprio sull'aspetto garantismo e sullo scetticismo che gli algoritmi possano poi decidere. Di questo credo siamo tutti, siamo contenti di questo, che quindi non si arriverà a una macchina che decide l'uomo, anche se evidentemente poi il progresso con quegli aspetti positivi che il giudice Ancona, il presidente Ancona ha messo in evidenza vanno in effetti portati avanti e sviluppati, però diciamo questo atteggiamento e questa natura umanistica che tra il resto caratterizza il civil law rispetto anche alla common law ci rende orgogliosi. In fin dei conti noi siamo orgogliosi delle nostre grandi tradizioni democratiche occidentali. Bene. Sì. Grazie ancora al contributo che ci è stato reso da ogni singolo relatore, perché ci lascia con tanti spunti di riflessione. Grazie al sottosegretario Sisto per aver raccolto invece la sfida del titolo, perché il successo di questo convegno con l'avvocata Mazzocca era proprio lasciarci con più interrogativi rispetto a quelli con i quali siamo venuti, quindi era direttamente proporzionale, una grande sfida. A questo punto concludiamo il convegno con una brevissima tavola rotonda. Io chiamo i colleghi che devono presenziare a salire sul palco e lascio la conduzione della tavola rotonda al collega Bruno Telchini. Grazie a tutti, vi saluto.
convegno. Ora continua in lingua una breve tavola rotonda. Et effectivement, maintenant, nous continuons en français, en anglais, parce que comme nous a rappelé notre président Pedro de Gouveia, les langues officielles de l'association sont le français et, of course, l'anglais. Très important, c'est aussi l'italien, parce qu'effectivement, nous avons beaucoup d'associés de la délégation de l'Italie, aussi l'allemand est très important. Et vous savez probablement que l'association est subdivisée, organisée en commission et délégation, c'est-à-dire d'un point de vue vertical, commission, c'était la matière de la commission de la propriété intellectuelle, des droits administratifs, du droit fiscal, etc. Et puis d'un point de vue horizontal, c'est-à-dire on a des avocats qui représentent beaucoup des États, la plupart des États de l'Europe. Et maintenant, nous avons ici à la table ronde l'avocat César García de Quevedo, qui est le président de la délégation de Madrid, Ricardo Abeti, qui est le président de la commission droit des nouvelles technologies et des données personnelles de la communication, et Nicola Bucchicchio, qui est un avocat au barreau de Milan avec beaucoup d'expérience et c'est un associé de plus long temps de notre association. Now the first speaker is Cesare Garcia de Quevedo, president of the Madrid delegation, and he is going to speak about the artificial intelligence in Spain. Please use the floor. You have the floor. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity. And thank you to the organizers, to Rosanna, obviously, and to speak in such a prestigious forum. I want to briefly outline three questions for you, which is if there is any AI, artificial intelligence in Spain, in the legal world, the advantages that I see in the day-to-day life of a lawyer in Spain, and lastly, as for the disadvantages, I should speak about disadvantages, but I sincerely believe that they are none. Just as I didn't see any disadvantages in the arrival of electricity or telephones at home. So instead of talking about disadvantages, I will refer to the risks and responsibilities that this non-so-new reality entails. I consider it not new, because it seems to me that AI is nothing more than a consequence of the digital transformation we have been experiencing for years. So for the first question, do I see this AI in Spain, in the legal world? Well, taking the terminology that Professor Viola explained to us, I would say that precisely in the judicial world, in the judiciary, we don't see such a thing, although it would be desirable what Professor Viola told about, as far as I understood it, this weak intelligence artificial in the daily business of the judiciary. But for the time being, as I said, there are no initiatives, as far as I know, as a lawyer, as a practicing lawyer there. Although there have been many digital transformations since 2018. For example, the presentation of pleadings in court has been telematic, so you don't have to present the writings in paper anymore, nor the documents. You have to send it through internet in PDF format, which is obviously an advantage for us as practitioners. And likewise, precisely because of the pandemic, the holding of telematic court hearings via Teams or Zoom are on a daily basis today. But as I said, the truth is that nowadays artificial intelligence in such as the terms that we have heard here
doesn't exist at all. Obviously, because of legal and constitutional reasons, to say just, I think that the most important principle would be the principle of immediacy, which obliges the judge to be present during the taking of evidence. However, I think it's only a question of time that the judiciary ends up having the same help that we have from the AI in the life, in the practice of the law as simply lawyers. Regarding the situation in Spain, for us, for lawyers, the president of the Union des Avocats Européens at the beginning of this hearing talked about what is most used from our perspective, which are basically the document analysis, these tools of software that we use on a daily basis and that has triggered our efficiency as professionals of law. Before, you might think not so many years ago, you had to have an army of paralegals and a certain lawyers coordinating their effort, for instance, in due diligences when buying a company, for example, or a shopping center. Nowadays, that's not necessary anymore. And obviously, as I said, maybe the use of those tools for the judiciary would be most recommendable. Finally, I want to speak about what I said, not the disadvantages, but the risks and liabilities associated with AI that I see. And to this extent, I will only refer to the sense of overconfidence that I think that exists nowadays in all the society levels. That's maybe the reason why this the survey that was made by the University of Segovia that referred Judice Caputo in Segovia ended up saying that in Spain we have more confidence in algorithms than in politics. So. But as I said, that means obviously a risk, and therefore I would suggest more information and transparency that should be imposed, and to promote education in this respect. And precisely from a legal point of view, I would suggest, from the point of view of the Spanish law system, that a new codification might be implemented, because nowadays we've got plenty of laws in very different places. So why not unify them? Why not simplify them? Not only for us, but obviously for the citizenship. And just to finish, another risk that I say, obviously is the crossing of data, but maybe the use of blockchain and such things would give us a bit more confidence in those things. And other risk, I think it's a bit wishful thinking, but about the loss of employment or social marginalization due to the costly access to these tools nowadays, I think will disappear with the time. And maybe that's, as I said, also wishful thinking, maybe that would end up being a citizen's right, and maybe also an obligation for all of us to have access to those tools, mainly because to the desire of public administration to keep us all under even greater control. And for the time being, just to make a quick view to the present, just to say that actually all this new reality with the apps, these contracts that we make every day through algorithms that we don't really understand. Actually, obviously, there's a regulation that defends our clients, which would be this regulation on defective products, and its content is obviously applicable today to those cases. And nothing more. Thank you very much. Thank you very much, Cesare. Excuse me for the time, but we are late, and in a so short time, you have a very good speak. Now Riccardo Abeti, he will speak in French. So, le président de la commission droit de nouvelles technologies.
et de la communication. Naturellement, c'est le moment de la journée. Et alors, en cinq minutes, Ricardo, s'il vous plaît, si tu veux expliquer ton idée. Grazie per la parola. Io ho deciso di parlare in italiano per la vostra stanchezza, mi scuso ovviamente con col chairman. Nulla, io mi voglio riconnettere a quello che il giudice Giulia Stano ha detto questo pomeriggio sulla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Io faccio privacy da tanti anni e quale migliore occasione per dirvi due parole sull'opinion 5 del 2021 proprio dei garanti europei. Credo mi sentiate anche se non sto dei garanti europei su questa proposta di regolamento. Ho sentito troppo lontano? Così va meglio? Ho sentito interessantissimi interventi e è interessantissimo come molti sottovalutano l'impatto in termini di protezione dei dati, data protection, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo una visione forse troppo spesso legata a quella che abbiamo categorizzato come debole, intelligenza artificiale debole. In realtà la pervasività di un'intelligenza artificiale forte pone dei temi, delle sfide e delle minacce, mi permettete questo termine, molto molto importanti. Brevissimamente, perché devo dire tante cose, mi piace dire molte cose, cercherò di dirle sinteticamente, un po' come la compressione del carburante per le macchine di Formula 1. le autorità nell'opinion rilevano che il regolamento, la proposta di regolamento parla di un'analisi dei rischi, parla di un crisma di haut risk, quindi di alto rischio dell'intelligenza artificiale, per cui a condizione di rispettare determinati adempimenti, questo tipo di intelligenza artificiale, tool di intelligenza artificiale, potranno essere utilizzati. I garanti esprimono preoccupazione, non basta questo, ci vuole molta più compenetrazione con le normative sulla protezione dei dati, ci vuole, c'è un errore che fa chi non fa analisi del rischio. Il rischio non è un tema statico, è un tema dinamico. Un'altra cosa che l'autorità sottolinea è che chi produce il tool non è l'utilizzatore poi finale, non sempre lo è. Chi fa l'analisi in sede di costruzione della macchina non ha la visione dei risvolti che ha l'utilizzatore, che magari ha avuto un'idea brillante di come utilizzare quel tool di intelligenza artificiale. Quindi qual è il risultato? Che l'analisi dei rischi che fa il produttore non è detto che sia quella che vedrebbe se fosse l'utilizzatore. Voi pensate a quante applicazioni nascono per i computer più potenti al mondo sono utilizzati per le previsioni del tempo. Eppure possiamo utilizzare quella potenza di calcolo per le cose più disparate. Cerco di stringere. Altra cosa che contesta le autorità. Ci sono tre tipi di sistemi di intelligenza artificiale che vanno vietati a prescindere. Salvo le rarissime eccezioni di interesse pubblico, eccetera, su cui possiamo ritornare. Primo, tutto ciò che riguarda il social scoring, tutte quelle valutazioni sulla capacità economica del cittadino, sul livello sociale, sull'affidabilità, eccetera, se affidate alle macchine, proprio quello che diceva l'onorevole Sisto prima, rischiano di avere una potenza. Non dimentichiamo che il cittadino si suicida, la macchina emette una sentenza, no? Scusate la brutalità dell'espressione. Secondo, quei sistemi che puntano luoghi accessibili al pubblico e sono in grado di scansionare non solo i visi, ma il tipo di movimenti, la pressione, le impronte digitali e quant'altro, molto invasivi, anche questi vanno ante arti, come si dice. Terzo, quelli che sulla base dell'analisi dei primi, in realtà, quindi se vogliamo sono un po' figli, addirittura creano dei gruppi etnici, gruppi di tendenze sessuali, gruppi politici, eccetera. Non dimentichiamo che la macchina oggi, perché io credo che questo vada sempre detto, perché altrimenti tra vent'anni potrebbero dire quello è un cretino perché non aveva visione prospettica. Oggi la macchina non ha l'ironia, non è in grado e quindi può privare della libertà
d'espressione, che è una delle poche cose che ci rendono umani, no? Ecco, vado a concludere dove le autorità garanti auspicano innanzitutto, e qua forse tirano l'acqua al loro mulino, di essere loro le autorità preposte alla moderazione dei sistemi di intelligenza artificiale, proprio per questa compenetrazione con la privacy, e che un miglior coordinamento delle norme tutte, in particolare del regolamento generale sulla protezione dei dati, venga inserito nel regolamento, in questa proposta di regolamento. Niente, concludo ringraziando, lo dico alla fine, ma ringrazio l'amica e collega Rosanna Marzocca, complimenti ancora per questo straordinario evento e... Grazie Riccardo, conoscendoti sapevo che potevi essere particolarmente efficace anche in pochissimo tempo. Adesso vedevo che annuiva anche il professor Viola a quello che dicevi, quindi indubbiamente molto bene. Adesso abbiamo l'ultimo relatore a questo punto, dovrebbe essere in inglese, ma parla benissimo anche l'italiano. E il quindi, barese. Esatto, Nicola Cucchicchio, barese di origine, sì. Noto avvocato del Barreau di Milano, e ci introduce nell'ultimissima relazione della giornata. Sì, grazie, thanks Rosanna and UAE for giving me this opportunity to have a speech in this interesting conference and prestigious conference. As you can see, I talk in English to welcome my foreign colleagues. As the center of Bari is San Nicola, is center of foreigners. And so let's go in deep, we have a few minutes. I won't talk about the meaning of artificial intelligence or predictive justice because that's been very well explained before. What I can say, but lawyers are now a new challenge and facing artificial intelligence. Provided what we heard before, we can say that it's not in Italy, there is not still not in place a uniform system of artificial intelligence. We saw, and the predictive justice, we saw many courts adopted some models, but there is not a uniform system. What we have in Europe, as we saw, for example, in Estonia, and in Italy, many software application of machine learning to grant certain service supporting lawyers and also judge. These software application are created by the cooperation between the academic world, the professional world, the public authorities, and we can make some example. For example, there is for instance, a project Claudette, so-called Claudette, made by the University of Florence, which is a system to find abusive clause within general terms and condition of contracts, for example. Or another system is a Remedia Familia, made by the University of Bocconi of Milan with the court of Sondrio, which is a system for calculating the maintenance check in family law, for example, based on certain criteria like revenues, work, ownership of a house, and so on. In Italy, as you know, we have the Processo Civile Telematico, which is a great innovation supporting lawyers, which is it's very useful because we can have all our cases around the different courts. We can file claims, submit documents, copy counterpart documents. It's very useful. And also we, in 2006, we start with the first telematic order of injunction made by the Court of Milan. And now we see that everybody, you know, all lawyers are using, especially litigation lawyers, this kind of system, as we saw also in Spain. So we can say there are a lot of advantages for lawyers to use artificial intelligence and predictive justice. We see now new competence, for example, we are compliance, GDPR, as Riccardo said, we are blockchain, smart contract, marketing and social network events. So there are new work for us.
there are new facilities. We saw that we shared documents with the colleagues, with the counterpart, with clients. We don't need the big meeting room now in our office, since we do through the known platform. There are many things to say. I mean, I'm the last of the conference. I just want to say a few words also about the predictive justice, because as we saw, a predictable solution for clients may help clients to predict the result of the decision of the court and convince them to accept, for example, a reasonable settlement agreement. As we know, our clients sometimes want to go to the court and to make a claim for a principal. Now, maybe this system can help and avoid, for example, going to the court and wait for a decision. Of course, this will limit the unpredictable of decision of a judge, of the party involved, like lawyers, a consultant, the subjective, the human factor, subjective factor are still very important as well. So in order to settle a good system of predictive justice, I think there are two aspects important. The first one is we need at national level a big investment in the acquisition of data, of precedents, and the organization of this kind of machine. And the second one, we don't talk before a lot about the language. President Ancona talked about the models, so we need also a clear language which is transparent, the transparency, which is could be used to do search and to take the right information for a decision to be which be predictable. So in the light of what we heard, we need, I'm in favor, of course, of technology in our work in support the legal profession, provided that, as we heard before, the protection of fundamental rights, so the human factor, from the passive way, like fundamental rights, but also as an active, proactive way, as the person who is going to make it work, the artificial intelligence, in order to give the right direction and avoid, as we saw, discrimination and prejudice. So thanks for attention Grazie Nicola. Grazie, interessante, ben condotta relazione in inglese. Sono le 19 e abbiamo avuto 3 ore e mezzo che sono volate, ci hanno tenuto incollati alla sedia, e questa dimostrazione che effettivamente è stato un gran bel convegno, con degli aspetti che verranno poi anche, penso, riproposti, perché questo è il futuro, ma come abbiamo visto il passato è importante, la tradizione è importante, credo che non ci lasceremo, diciamo, guidare dalle macchine, anche se bisogna effettivamente tener conto del progresso. Grazie a tutti, grazie ai relatori, grazie a chi ha ascoltato, grazie a Rosanna Marzocca per aver organizzato qui a Bari questo convegno.